Amiche ed amici, buonasera, collezioniste e collezioniste, alle 21 in punto del martedì e torniamo insieme a voi, torniamo nell'appuntamento dedicato all'arte moderna e contemporanea. Sono dinanzi a un fiume museale, un omaggio da parte dell'artista alla mitologia, agli argonauti che stanno per partire salutati dalle loro donne, e un omaggio tra l'altro che rievoca anche la stagione di Fiume, quale costumista scenografo alla Scala, al Teatro della Scala, al Covent Garden di Londra, al Teatro Massimo di Palermo, insomma un grandissimo del Novecento che qui rappresentiamo con una sua opera di misura, di grande, grande fascino, un fascino evocativo all'antico. Sapete, noi siamo in diretto contatto con l'antico, proveniamo dal mondo antico. E questa nuova avventura nel mondo del Novecento ci sta consentendo di esplorare con grande emozione, con grande partecipazione, con grande passione nu nuovi scenari, gli scenari del XX secolo, dove molti di questi artisti si sono legati alla tradizione, dove vedremo questa sera opere quasi tutte inedite. Per cui un grande palinsesto, amici, che vedrà maestri del figurativo, dell'informale, dell'astratto, dell'iperrealismo, del surrealismo confrontarsi. Allora, io vorrei subito iniziare dal numero 7, da questo Gianni Dova che abbiamo in trasmissione, proviene dalla stessa collezione di quel magnifico Antonio Bueno che ho avuto il piacere di consegnare personalmente ieri a Pisa, e saluto subito gli amici che ci seguono da Pisa, poiché si tratta l'amico Stefano, che appunto ci ha accolto nella sua bella collezione. Si tratta di un'opera del maestro nato a Roma nel 1925, è morto proprio a Marina di Pisa nel 91, pubblicata, intitolata Cespugli in fiore. È un'opera del 1981. Vi faccio subito vedere l'opera dove si trova pubblicato il dipinto che vi sto presentando, eccolo qua, Cespugli in fiore, un olio su tela 46x56 del 1981. Buonasera, direttore. Ed è pubblicato in Gianni Dova, eccolo qua, la mostra che si è tenuta al Palazzo Medicio di Seravezza nel 1982. Tra l'altro una bellissima introduzione di Raffaele Degrada che ho avuto il piacere di leggere oggi pomeriggio e che ci consente di entrare pienamente nel significato di questo dipinto, che è un dipinto della maturità di Dova, del periodo successivo al viaggio in Bretagna. Lo sappiamo, l'abbiamo detto, Dova nel 67 si reca in Bretagna e viene affascinato da quelle che sono le bellezze di questa natura, dagli scogli frustati dalle onde, da queste grandi immagini anche arricchite da volatili marini nei loro movimenti spesso da felini. Un mondo nuovo, quello della Bretagna, che si manifesta dinanzi agli occhi di Dova, che tra l'altro un anno dopo, nel 68, acquisterà proprio una casa in quella parte della Francia che andrà a suggestionarlo, riportando in lui i ricordi lontani nel tempo, e proprio in questa ultima fase Dova si avvicina a Monet, si avvicina alla fase conclusiva del grande maestro impressionista, torna indietro di 150 anni al Monet delle ninfee, al Monet appunto della maturità, che vedremo poi dalla regia in tutti i riferimenti che vi daremo, nonché tutte le sue opere si connotano da questo accento simbolista visionario che gli deriva da Odillon Redon, e lo vedremo. Insomma, quello che conta in Dova è questa duplice presenza tra l'elemento naturale osservato. E qui vediamo questo prato dagli colori intensi, verdi, accesi, e poi questi cespugli in fiore nei toni degli aranci, dei gialli, che
che sembrano sbocciare. E l'elemento simbolico, che vira poi in una dimensione surreale, a Indova la primaria importanza. Ma è un surrealismo lontano da ogni suggestione legata all'inconscio, a quello che era il movimento appunto dell'avanguardia francese. È un surrealismo fantasioso, gioioso, carico di colori smaltati. Dova ha tutta una serie di passaggi nel suo percorso, per questo è un grandissimo. Per inciso, telespettatori, la richiesta economica di un dipinto, stimatoci all'atto dell'acquisto 8-10, è di 4.800 euro soltanto. Pubblicato. Dova favoloso, è una carta applicata su tela, giusto Dario? O è un olio su tela? È una carta applicata su tela, 4.800. Ah no, è una tela, appunto questo è una tela. Allora, è un olio su tela 56x46 con la cornice 81x72. Sono le opere che vengono dalla stessa collezione, una è su carta e lo vedremo tra poco, il Soffici. A 4.800 euro, pubblicato sulla grande mostra che si è tenuta appunto al Palazzo Medicio di Seravezza del Maestro. Io voglio leggervi anche una frase di Fabio Ancillotti, proprio per entrare in quella che è la suggestione di questo mondo del maestro romano. Coniugando vicende e paesaggi, si libera da ogni vincolo descrittivo, celebra il colore come una perfetta memoria di libertà. E davvero in questo dipinto dei toni accesi, folgoranti, dalla pennellata vorticosa e pastosa si crea un senso di tridimensionalità capace di richiamare anche un altro grandissimo maestro della fine dell'Ottocento, Van Gogh. Lo vedremo dalla regia tra pochissimo. Però prima di partire da Dova diamo uno sguardo anche alle altre opere, dove vediamo due cappello, uno più bello dell'altro, eccoli qua tutti e due. Questo era il maestro di Ragusa, cresciuto a Milano a fianco di Marino Marini, è rappresentato da due opere, una più importante dell'altra, anche qui la richiesta economica è vantaggiosissima. Io inviterei ai numerosi collezionisti che ci stanno seguendo di intervenire ancora prima della proclamazione delle richieste economiche, proprio perché non vadano a sfuggire delle opportunità che potrebbero perdere qualora i collezionisti li anticipassero nella conoscenza dell'opera. Allora abbiamo le due opere, la più grande è il senza titolo del 73, il bronzo lucidato, caramello cappello senza titolo, dove viene riecheggiato un elmo antico e dove il maestro, nato appunto a Ragusa nel 12, medita su quella formula circolare che è una delle sue peculiarità, peculiarità che lo avvicina a molte sperimentazioni novecentesche, da Brancusi, l'abbiamo visto, a Hopper, li vedremo poi, che lo portarono a presenziare alla Biennale di Venezia, alla Quadriennale di Roma, alla Triennale di Milano, a Documenta, a Kassel, insomma un grande maestro del Novecento. Dall'altra parte invece il primo volo verticale del 75 è un acciaio e plexigas firmato C Cappello 75, è 1 di 6 il numero di definizione dell'opera, dove ancora si medita sul movimento, vedete, a spirale di definizione della forma nello spazio, che tra l'altro fa sì che in questa fase Cappello riecheggi anche sperimentazioni lontane nel tempo, come la nota Forme uniche della continuità nello spazio del Museo del Novecento di Milano, opera di Boccioni nel 13, ma nel quale proprio il maestro evidenzia tutto il suo desiderio di studiare il movimento, andando ad inserirlo, vedete, all'interno dello spazio.
Dario, la richiesta economica per le due opere, direi di darla subito perché sono due sculture di grande fascino. Io lo trovo davvero non soltanto intellettualmente affascinante, non soltanto un grande maestro che riecheggia, vedete, in un modello antico, nell'altro richiama addirittura Boccioni con le sue forme che abbiamo definito prima le sue sculture futuriste. Allora, le richieste economiche sono per il cappello in bronzo dorato 18.000 euro, mentre invece la richiesta di forme uniche nello spazio 7.800. è 7.800 euro, per cui due opportunità validissime per entrare in diretta. Percorreremo la nostra serata incontrando Soffici, un maestro anche qui toscano, a lungo visse a Poggio a Caiano, dove si è tenuto tra l'altro una mostra a lui dedicata qualche anno fa, anche se la più importante, quella del 2016-2017, agli Uffizi di Firenze, dove il direttore ne ha parlato a lungo in occasione dell'ingresso nella Galleria degli Uffizi proprio dell'autoritratto donato dagli eredi di Soffici alla grande Galleria fiorentina. Qui siamo con un'opera, lo vedete, che evidenzia le suggestioni paesaggistiche che il maestro accolse soprattutto nel corso del suo primo soggiorno parigino, quando andò ad incontrare i lavori di Cézanne, dal quale apprese questo modo di dipingere capace di cogliere nell'intensità del colore e della luce la bellezza appunto del paesaggio. E l'opera che vi sto presentando, 1947, firmata in basso a sinistra, Soffici 47, accompagnata da autentica del professor Luigi Cavallo, che è colui che appunto ne detiene l'archivio, è interessante per un'ulteriore ragione. Oltre che essere documento di uno dei grandi maestri del Novecento, era nato nel 1879 a Rignano sull'Arno, costituisce anche una veduta di quella terra, la Toscana, in particolar modo in questo caso siamo in Versilia, tanta cara ad Ardengo. Parto proprio da una frase: la Toscana è luce e terra con pochi alberi fioriti, che molto bene rappresenta l'estetica paesaggistica di questo maestro che percorse un po' tutta la storia del Novecento. Aveva collaborato alla rivista della Voce, aveva fondato con Papini la rivista La Cerba nel 1913, vicino ai futuristi. A 4.800 euro. Andate a vedere gli esiti di Soffici, sono tutti, per un'opera del genere, 6, 7, 8.000 euro. Allora, a 4.800 euro sia il Soffici che il Dovere. Allora, mandiamo subito le risultati d'asta di Ardengo Soffici. Pensate, un artista che si scontrò prima di avvicinarsi ai futuristi con Boccioni in una vera e propria zuffa. Ecco, qui abbiamo alcune opere che vi stiamo mostrando. Questo è un 22x22, 6003 del 2018. Questa 9005, sempre Forte dei Marmi, è il luogo di riferimento, 9.500 euro. Spiaggia del Forte del 61, 10.000 euro. Avanti. 6.000-8.000 questo paesaggio del 63. Avanti. A posto. Se torniamo in diretta. Allora, avete visto gli esiti d'asta, non solo le valutazioni, ma gli esiti, 11.000 euro, 4.800 euro. Questo perché, oltretutto accompagnata dal professor Cavallo, per cui avete l'assoluta certezza dell'autenticità dell'opera. Perché? Perché insieme al Dova, che rivedremo, provengono da quella collezione che abbiamo acquisito la settimana scorsa con Antonio Bueno,
che abbiamo avuto piacere di consegnare ieri di persona a Pisa, a 4.800 euro, sia il Soffici sia il Dova, due grandi maestri del Novecento. Parleremo di Hubertin con una misura rarissima. Guardate la dimensione di questa opera con chiodi di Bernard Hubertin, il suo rosso totale, che rimanda naturalmente alla conoscenza di Klein, ma che evidenzia tutta una serie di sperimentazioni che il maestro del fuoco andò realizzando durante il suo percorso artistico, nel quale impiegò l'idea di definire nella tela l'inserimento di fiammiferi o, come in questo caso, di chiodi, a creare una tessitura, una sorta di reticolato molto molto ritmico che tutti conoscerete, ma che certamente non tutti avrete modo e avuto occasione di osservare in una dimensione come quella che vi sto presentando, di 90 centimetri per 50, senza titolo, 1968 l'anno di riferimento, opera accompagnata dall'archivio di Bernard Hubertin, opera che documenta uno dei grandi maestri che ha partecipato ed è stato fondatore del gruppo Zero, Düsseldorf, insomma uno dei maestri che attraverso il suo Rouge Total ha evidenziato un nuovo linguaggio estremamente riconoscibile. Parlavo con l'amico Daniele, un giovane collezionista di arte moderna, che mi indicava la sua strada, che è quella di avvicinarsi a maestri dal chiaro linguaggio espressivo, da una chiara matrice stilistica. Ed Hubertin ne è certamente partecipe, perché è l'unico ad utilizzare questa tecnica e appunto questo Total Rouge che abbiamo visto questa sera, o che abbiamo visto con le conferme passate di dipinti più piccoli, ma a questa dimensione penso non l'abbiate vista molto molto facilmente. Poi tutte le altre opere che si intermezzano le vedremo con Dario tra poco nella prima panoramica introduttiva, poi due crippa, le spirali al numero 11 e questo polimaterico con sughero evidenziano il percorso del maestro lombardo dalla sua prima adesione al linguaggio, appunto allo spazialismo, queste ricerche di una pittura che al pari di Fontana evidenzia una nuova dimensione, uno spazialismo che si vede molto bene in questi nuclei, in queste spirali che definiscono anche l'idea di una nuova dimensione. Crippa, lo sapete, era amante del volo, pare proprio che l'idea, le suggestioni dei vortici che con il proprio aeroplano sapeva così bene realizzare, lo partecipò ai mondiali di volo, il volo ne procurò, ahimè, anche la morte, ma certamente ne suggestionò questa idea di spazio nel quale sviluppare appunto i motivi delle spirali. L'idea invece del sughero, l'idea del polimaterico, verrà pensata a Crippa durante un viaggio che aveva portato da Genova a Milano, e lì un veicolo dinanzi a lui aveva perduto del sughero, lui lo raccoglierà e andrà a farne uso nelle proprie opere. Questo è il motivo del sughero, compare anche naturalmente sempre l'allusione alla sfera, alla dimensione celeste in questa composizione. Poi andremo a vedere un altro maestro a noi molto caro, il numero 13 e il numero 14, due dipinti del maestro Nunziante, due dipinti che documentano, qualora ancora fosse necessario, il percorso di Nunziante attraverso la tradizione, la grande tradizione rinascimentale. Ed infatti nella composizione numero 14 troviamo posto in bella vista il trattato di pittura di Leonardo da Vinci,
e il dialogo con il maestro rinascimentale sarà una delle caratteristiche fondamentali del suo operare. Sarà una delle sue prerogative, con Dario poi conosceremo tutte le richieste, anzi questo della Farmacia d'Italia è presentato a 8.000 euro, firmato e accompagnato da autentica dell'artista. La tecnica è una tecnica antica, proprio quella tecnica rinascimentale dei grandi maestri che utilizzavano la tempera all'uovo. Ecco perché l'opera ha questa lucentezza quasi dorata. E poi l'utilizzo del vaso da farmacia, di quegli alambicchi, di quegli elementi legati proprio al mondo delle spezie, della medicina, un mondo antico, che il maestro sa coniugare con una resa davvero fotografica, iperrealistica della rappresentazione. Un maestro che sa naturalmente utilizzare molto bene le tecniche antiche. Il numero 13 è invece La notte magica del 2014, eccola qua. Qua si evidenzia, tra l'altro una cifra interessantissima per chi non avesse ancora un nuziante in collezione, noi lo possiamo proporre a 3.400 euro, un olio su tavola di mogano, 18x24, firmato nuziante in basso a destra. Anche qui, allora, la grande meticolosità del disegno del pittore, che si alterna però a quella tradizione surreale che ne aveva fatto uno dei continuatori di questo movimento, del movimento di André Breton, ed infatti vediamo la contrapposizione tra la luna e quindi l'attesa di un'atmosfera notturna e invece un'intensa luminosità che riverbera, riprendendo anche qui motivi cari alla tradizione fiamminga. Nuziante guarda non solo i maestri del Rinascimento italiano, ma altresì i maestri fiamminghi, che lo impressionarono proprio nella visita ai musei non solo stranieri, ma anche italiani. E poi qui vedete l'osservazione dei riflessi della luce nell'ampolla, in quello che vi dicevo, una spazialità surreale che sembra allontanarci da una percezione immediata della realtà. Nuziante numero 13, nuziante numero 14, poi al numero 16 uno scanavino da urlo, poi andiamo anche su Ferroni, andiamo su tutti. Dario, lascio a lei il modo di presentare tutte le opere in copertina di catalogo. La tessitura del maestro, il suo linguaggio formale fatto da questi intrecci, da questi grovigli neri e rossi, vengono spezzati idealmente da questa forma acuminata che par aver colpito, vedete, la massa nera sospesa su un fondo bianco stupendo, e da lì il tocco del maestro va a cadere lungo l'universo spaziale della sua tela. È importante di misura, è importante per le caratteristiche questo olio su questo dipinto appunto di Nuziante, scusate, di Scanavino, al numero 16, mentre precedente abbiamo visto il numero 15, dobbiamo inserirlo in scaletta Scanavino. Il numero 15 è la Riccardo Tommasi Ferroni con il suo studio d'interno del 1971, un olio su tela del quale tra pochissimo Dario ci parlerà. Dobbiamo inserire qui il numero 16. Certo. Allora, andiamo a vedere anche due opere scultoree, perché le sculture stanno avendo grande successo. Anzi, allora, prima abbiamo, visto che Scanavino fu anche un grande ceramista, il vaso. Eccolo qua. Quant'è la richiesta del vaso di Scanavino? 1.500 euro. Guardate che bello, per cui chi desiderasse il vaso naturalmente avrà
modo di confermarlo questa sera. Anche qui tornano i colori tipici del maestro, che sono il bianco, il rosso e il nero, in queste contrapposizioni cromatiche molto forti. Poi vi dicevo le opere di Cappello che abbiamo qui al centro, una più bella dell'altra. Ecco, è importante anche evidenziare i volumi di queste due opere. Vane, se tu riuscissi a venire qui a sinistra, perché hanno avuto esiti d'asta, per esempio in Asta Doroteum, un'opera che è un terzo della nostra, sia di spessore che di volume, ha fatto 13 più diritti. Questo è un monumento, questo ha una presenza da una parte legata alle ricerche spaziali, che appunto dicevo prima contemplano la conoscenza dei grandi del Novecento, dal costruttivismo russo di Tatlin a Opera, Brancusi, Amur. Ecco qui l'elmo all'antica, lo vedete? Un omaggio all'antichità che Cappello però va a definire attraverso la sua ricerca sulla circolarità nello spazio, accostata alla meditazione sul pieno e sul vuoto. Per cui una scultura di grandissimo impatto anche scenico. E poi vi porto a vedere altre due opere, prima di lasciare ad Dario la panoramica e la presentazione di tutto il resto, che sono il violino di Armand. Qui abbiamo molto interesse anche da parte di alcuni galleristi, vista la richiesta economica, maestro del nuovo realismo, l'idea di creare una nuova realtà attraverso la dissociazione della forma, la perdita di valore originale dell'oggetto rappresentato, in questo caso il violino, e soprattutto la sua sospensione entro questa teca in una sorta di veduta cristallizzata, lontana dal tempo, dallo spazio, ma che dà una nuova verità, una nuova realtà al nostro violino. E dall'altra parte la richiesta economica è per l'Armand che vi sto presentando. È 4.500 euro soltanto? No, con autentica dell'archivio Denis Durand Ruel. Con l'archivio Denis Durand Ruel. 4.500 euro. Telespettatori, e qualora vi manchi Armand in collezione, a 4.500 euro, che tra l'altro chi volesse potrà dilazionare a tasso zero come tutte le opere fino a 5.000, questa è l'occasione giusta per farlo. 4.500 archivio archivio di Parigi, dove appunto il maestro Nizzardo si era andato formando, dove aveva insieme ad altri maestri, tra quali molti francesi, aveva dato luogo a quel nouveau realismo, a quella corrente molto molto importante. E poi un italiano invece, un bellissimo Fausto Melotti, eccolo qua. Dove la fantasia del maestro dà luogo ad una forma a metà tra l'astratto e il figurativo. Melotti è maestro naturalmente legato all'astratto, e questo vaso infatti allude a dei petali di rosa nel suo profilo, lo vedete? Mentre ugualmente sfaccettata è tutta la base, nei toni dell'azzurro, del bianco, del viola, del rosso, che ne definisce il volume. Altra opera inedita di questa sera, Fausto Melotti, tutte opere mai apparse sul mercato, tutte opere inedite che ho il piacere di dialogare e di mostrarvi questa sera. Poi Dario vi mostrerà tutto il resto. Io vi invito naturalmente a telefonarci, a non perdere le occasioni. Siamo insieme dalle 9 alle 24, questa sera anche l'architetto che
dialogherà con le sue panoramiche e con la presentazione del maestro Bruno Bani, che sta avendo un grandissimo successo. Dario, a questo punto a lei l'opportunità di presentare le nostre opere. È al telefono con un collezionista, allora vado a farvi rivedere il Dova, nel frattempo il numero 7. Dova a 4.800 euro. Il maestro che è passato attraverso il neocubismo legato al Picasso di Guernica, è passato attraverso l'informale di Lucio Fontana, ma poi convertitosi dopo la crisi del 53 ad una nuova pittura più luminosa, più legata anche al paesaggio, i voli degli uccelli, i tori, in una dimensione che sembra un po' triturare tutto lo spazio, la realtà caleidoscopica ricca di colori brillanti, che sempre comunque Dova vede secondo un'interpretazione simbolica, personale. Un'immagine molto bella per rendere Dova. Se vuole rendere una figura nel paesaggio notturno, allora utilizza il corpo di una figura e colloca la luna come sua testa. Per cui abbiamo una figurazione riconoscibile, ma sempre innestata da figure ammiccanti, sempre innestata su una dimensione che si lega al simbolo. In quest'opera, Dario, se vogliamo mandare dalla regia un attimo prima di entrare in studio i riferimenti a tutte le successioni, abbiamo il compimento del percorso di Dova, è pubblicata sulla mostra di Seravezza, vi ho fatto vedere, dell'82, bellissima prefazione di Raffaele De Grada, vi daremo anche il volume. Abbiamo i riferimenti delle aste. Delle aste, poi abbiamo anche quelle di Van Gogh, sì, di Jean-Redon, di Monet, ecco, questi sono i risultati d'asta. Avanti, 9-10.000, avanti, 9-6-10.000, 6-9.000, più metteteci i diritti d'asta. Questo è il ponte dove Monet aveva sperimentato le sue ninfee, quei giochi di luce e di colore che ormai abbandonano completamente la figurazione. Questo è, mi dà anche le didascalie d'aria, sono i Fauve, penso. Grazie, Denis. Denis. Questo è Monet. O di Jean-Redon, è quello che stiamo vedendo ora. Ecco, vedete il legame con Dova, che qui vediamo giovane e poi meno giovane. Ecco, qui è legato ancora chiaramente al cubismo, qui il maestro, che più volte ripercorre il suo indirizzo artistico osservando suggestioni precedenti e poi, come nelle ultime opere, arrivando ancora a recuperare quello che era il punto di partenza, il numero 7 a 4.800 euro. Dario, benvenuto, buonasera, allora a lei una bella panoramica per introdurre tutti i telespettatori alla nostra parete e alla nostra serata. Buongiorno Federico. Buonasera. Buonasera, qua abbiamo ancora il fuso orario un po'. E benvenuti ai nostri telespettatori. Serata, come sempre, densa di nuovi artisti e di nuove opere interessanti. Al numero uno, Aldo Mondino, torinese. È un onore presentarlo in quanto anch'io piemontese, mi definisco spesso torinese, anche vabbè, sono originario di Cuneo, ma un artista a cui sono molto legato. Bilance, un'opera degli anni 60, tecnica mista su tela, 50x70 a 6.800 euro. Firmato, e anche poi retro se volete, gireremo il quadro, entreremo poi in merito dell'opera in un secondo momento. Opera caratteristica appunto degli anni 60, quando Aldo Mondino, conosciuto anche per i suoi dervisha, per le sue danze, per i tappeti anche, che sono opere stupende, ha creato poi questa, la famosa serie delle bilance degli anni 60, una tra le, appunto, tra le opere, tra una delle serie di opere tra le più conosciute e iconiche del maestro. E c'è anche un bel discorso da fare, quest'opera presenta anche una bellissima lettura iconografica a 6.800 euro.
Al numero 2, un artista che sono veramente felice di presentare questa sera. Sono stato dietro per molto tempo e quindi è un piacere presentare un'opera nel suo iconico colore giallo, i colori del Mediterraneo. Mi riferisco a Cesare Berlingeri, opera del 2004 dal titolo Orizzonte giallo, 77 per 34 centimetri di altezza, a 5.800 euro, diritto di seguito e tasse incluse. Ecco, questa è un'opera che vi consiglio caldamente questa sera, non fatevela scappare. Il motivo ve lo dirò poi quando ne parlerò in maniera più concernente. Vi dico solamente che è in apertura una grande mostra, una grande retrospettiva in Calabria, al Marca di Catanzaro. Artista che ha avuto la copertina di Artein, il famoso giornale, la famosa rivista d'arte, mostra a Rio de Janeiro, in tutti i musei, oltre che essere una persona splendida, colta, un vero artista. Ne parleremo poi dopo. Ci tengo a conservare quest'opera per il centro della nostra serata. Vi ripeto il prezzo, 5.800 euro per Cesare Berlingeri. Al numero 3 e al numero 5, due opere inedite di Bruno Bani. Finita la panoramica, introdurremo subito l'artista che abbiamo anche avuto modo di intervistare e di avere in studio prima della pausa estiva. Un artista che ha dato molte soddisfazioni, che abbiamo anche portato a Bergamo, alla fiera, all'IFA di Bergamo, dove abbiamo aperto, inaugurato uno stand di arte contemporanea. Vi presentiamo questa sera una delle sue famose eclissi e un asteroide. Ecco Vania, ti chiedo di fare un salto sul numero 5, poi abbasseremo le luci per presentare quest'opera, in quanto vanno viste sono già belle di per sé anche a luce accesa, ma queste opere rendono totalmente loro potenziale con le luci soffuse. Vi farò anche vedere le foto delle stesse opere installate in una casa. Artista, tra l'altro, che è stato oggetto di una recente mostra in una famosissima galleria milanese che tratta Boetti, Manzoni, Burri, Fontana, una galleria storica. Ebbene, Bruno Bani è stato presente, ha inaugurato la scorsa settimana, quindi un artista che al prezzo che vi presentiamo questa sera non è da perdere. Ve lo dicevo già prima della pausa estiva, i prezzi stanno salendo, i prezzi sono già cambiati, quindi sono le ultime occasioni per prendere questo grande artista che è sempre in ascesa. E poi vi faremo vedere le opere. E a questo proposito saluterei anche i nostri amici Vincenzo e Rita da Fossano, dalla provincia di Cuneo, e direi che quest'opera è, buttateci un occhio perché fa il caso vostro. Ma rimanete in linea che vi farò vedere poi più tardi la vera resa delle opere di Bruno Bani. 2.500 euro l'una per eclissi parziale al numero 3 e 2.500 per asteroide al numero 5. Le misure sono 80 per 80, doppia tela sovrapposta, ultravioletto e olio. Ecco, poi dopo chiederemo all'architetto, finita la panoramica, di spegnere le luci e faremo entrare in scena anche lui. Ritorniamo due passi indietro, Vania, per presentare un'opera degna di un museo. Sto parlando di Fausto Melotti, Piccolo vaso, un'opera degli anni 60. Ovviamente inutile dirvi che tutte le opere che noi vi stiamo presentando questa sera e nelle nostre puntate sono corredate di autentica, quindi opera pubblicata, autenticata dall'archivio. Quindi vi faremo poi vedere più tardi anche il fondo, vi gireremo l'opera, vi faremo anche vedere la firma. Quindi opera pubblicata di Fausto Melotti a 8.600
euro. Le misure sono 18x20x20. Devo dire che Fausto Melotti è uno degli artisti, specialmente oltre il contrappunto, questi famosi teatrini, che sono stati anche oggetto di una grande esposizione alle Gallerie d'Italia pochi mesi fa. Le ceramiche sono tra le opere più ricercate, lo abbiamo conosciuto anche, abbiamo presentato già Federico, ricordo un'opera, sempre una ceramica, prima della chiusura estiva. Quindi avevamo avuto una lotta telefonica relativa a quell'opera e quindi mi auguro che anche questa, ma che d'altronde è stupenda, incontri il vostro gusto. Ecco, vi faccio già vedere, vi anticipo. Melotti è un artista straordinario, tra l'altro ha collaborato con Gio Ponti, famosa è la collaborazione che ha avuto negli anni 60 con Gio Ponti, col quale ha arredato alcune ville a Caracas, non solo in Italia, un artista internazionale che anche nelle evening sales di Sotheby's e Christie raggiunge quotazioni veramente importanti, quindi uno dei portavoce degli artisti italiani in tutto il mondo. Vi ripeto, il prezzo 8.600 euro per questo pezzo unico, pubblicato in Fausto Melotti, l'opera in ceramica di Schirà. Quindi ne parleremo poi più tardi. Al numero 4, un'opera dal carattere museale. Sto parlando di Salvatore Fiume, L'arrivo degli Argonauti, un'opera del 95, olio su damasco, olio su broccato. Ecco, questa è una delle opere iconiche di Salvatore Fiume. Vedete il broccato, il tessuto sul quale Fiume era solito dipingere ad olio le sue odalische, i suoi personaggi, i suoi nudi femminili. In questo caso è un'opera molto quasi didascalica, dinamica. Vi è una storia dietro, stiamo parlando degli arrivo degli Argonauti, quindi la ricerca compiuta in Aulide del Vello d'Oro da parte di Giasone e di questa compagnia, gli Argonauti appunto, rappresentati nel momento in cui rientrano in patria. Ecco, prezzo riservato al telefono, prezzo interessante per un'opera che è pubblicata. Vi faremo vedere poi il catalogo, pubblicata, archiviata. Telefonate per sapere il prezzo, particolarmente vantaggioso questa sera. Tra il Fiume e il nostro Bruno Bani, Armand, Danse du Feu, opera del 97, vi ricordo, opera archiviata, autenticata dall'archivio Denis Durand-Ruel. Vi ricordo a questo proposito che le opere di Armand, almeno i multipli, non sono più archiviati da circa, credo, 5 anni. Quindi, se prendete un'opera di Armand, controllate che abbia l'archiviazione. Vi abbiamo presentato già anche la scorsa puntata un'opera che è stata confermata, ringraziamo per questo, un'opera che è andata a Firenze, che aveva anche la doppia autentica. Due sono gli archivi di Armand, quello di Washington e quello di Parigi, quello di Denis Durand-Ruel. E questa all'archivio di Parigi, firma sulla placchetta, firma e numerazione sulla placchetta in basso alla vostra destra, ed è una delle rappresentazioni iconiche di Armand, il violino. Ecco, cosa c'è, se uno pensa ad Armand, cosa pensa al violino? Siamo abituati a vederli in ogni salsa, maltrattati, bruciati, combusti, violentati. Ecco, qui vi ritrovate non solo il violino scomposto e bruciato, che lui era solito applicare nelle prime opere su tela, lo troviamo qui nella successiva elaborazione del suo percorso artistico, ovvero nel plexiglass, in queste colate, all'interno di questa sorta di teca che cristallizza un momento, cristallizza un'azione. Ecco, questo è il vero Armand, a 4.500 euro autenticato, opera museale. Ecco, voi potete andare a vedere, li trovate sul mercato, ne trovate molti di Armand. Andate sempre a vedere se c'è o meno l'autentica.
nel 90% dei casi l'autentica non è presente. E qui si ripropone poi quello che è un po' il problema dell'arte contemporanea, non solo dell'antico, che è quello del falso. Ed è il motivo per cui anche poi l'archivio ha interrotto poi l'archiviazione di molti di questi multipli. Una cosa interessante, poi dopo continuo la mia panoramica, ma ci tenevo comunque a dirlo, è che nell'opera di Armand il multiplo è comunque spesso, quasi sempre, anche un'opera singola, in quanto il violino viene distrutto, separato, aperto, non in maniera meccanica. Tutto viene fatto a mano, per cui ogni opera, seppure multiplo, risulta, a suo modo, un esemplare unico. Voi troverete altre opere simili, perché sono multipli, c'è una numerazione, mi pare, di 100 esemplari, ma le troverete sempre diverse, la colata è diversa, il modo in cui è stato bruciato, il modo in cui è stato scomposto. Adesso vi giro l'opera, giusto per farvi capire meglio quello di cui sto parlando. Ecco, Vagna, stringi pure su questa parte qui, che è la parte in cui il violino, originariamente, era incollato poi alle fasce laterali. Ebbene, questo viene separato e scollato, staccato a mano, il risultato sarà sempre diverso, così come anche la bruciatura. E non sempre la posizione risulta la medesima negli altri multipli. 4.500 euro per un'opera autentica, autenticata, registrata in archivio di Armand, artista che tra l'altro avete sicuramente incontrato e conosciuto sui libri di storia dell'arte durante gli studi. Allora, abbiamo presentato Bani al numero 5, ripeto, 2.500 euro per le due opere di Bruno Bani, poi presenteremo l'opera nel dettaglio, spegneremo anche le luci, vi manderemo poi le foto dell'opera installate in un'abitazione. Passiamo al numero 6. Mimmo Germanà. Ecco, questa è un'opera di uno dei grandi artisti che ha collaborato, cioè è entrato nel gruppo della Transavanguardia. E allora facciamo i nostri riferimenti ai vari Clemente, che ricorda molto appunto in questa opera. Quindi Mimmo Germanà, vi dico anche l'anno. ...1988, olio su tela, 70x90, a 4.000 euro, compresi vari diritti di seguito e tasse. Allora, opere queste che negli anni scorsi andavano anche a 8, 9, 10.000. Se siamo abituati a pagare Clemente per un'opera del genere a 20.000 euro, 15.000 euro, ecco, devo ammettere che quest'opera di Mimmo Germanà è superiore per forza, potenza, colore rispetto in molti Clemente che anche mi è capitato di vendere nei miei anni di galleria, dato che si trattava proprio la Transavanguardia, a 20, 15, 30 mila euro. Quindi un'opera che può essere tranquillamente presa a rappresentazione dell'artista. 4 mila euro, signori. È un artista, questo, che rimarrà nella storia dell'arte. Lo trovate su tutte le pubblicazioni, lo trovate su tutti i libri di storia dell'arte, sui vari cataloghi. È un artista che non verrà dimenticato, un artista che ha 4.000 euro, non dovete farmi scappare questa sera. Ecco, se posso dare il mio consiglio, ecco, guardate il Cesare Berlingeri, guardate il Mimmo Germanà, guardate il Dova questa sera. Ecco, artisti questi che non scompariranno, che sono già nell'Olimpo e che questa sera potete trovare a dei prezzi veramente vantaggiosi. Gli artisti spesso, è un concetto, io questo che ho già ripetuto, c'è la corsa all'artista nel momento in cui tutti lo cercano e che costa, il suo costo ai vertici. Ecco, quello non è il momento in cui comprare un artista, a meno che le condizioni non permettano di trovarlo a un prezzo particolarmente favorevole. Adesso tutti stanno cercando le carte di Kunellis degli anni 60, quando il loro prezzo veramente è ai massimi livelli. Allora, a meno che non si trovi poi un'occasione, sul mercato spesso capitano, facendo ben attenzione, sapendo poi tutto il problema che c'è dietro le carte di Kunellis. Ma a parte questo discorso, una galleria è l'ambiente che deve, l'istituzione che deve garantire poi
l'autenticità dell'opera, quindi prendere un pezzo che sia corredato di delle autentiche cataloghi, pubblicazioni, eventuali esposizioni in mostra. Ma dovete prendere gli artisti non quando sono al massimo livello di mercato, di prezzo, ma quando ancora il mercato permette il prezzo e permette il loro acquisto e permette poi anche di farlo fruttare negli anni seguenti, perché è normale, l'arte va comprata perché piace, ma l'arte va anche comprata per investimento. È uno dei principali, li chiamano tangible assets, ovvero investimenti tangibili, nel senso che non è un investimento, una pura astrazione, bensì è un bene che voi vi ritrovate nelle vostre mani, ce l'avete lì, è come il classico mattone, la casa. Prego Federico. Dario, mi scusi, la signora Paola voleva rivedere il vaso di Fausto Melotti. Certo. Ricordo nel frattempo che è un'opera pubblicata in Fausto Melotti, l'opera in ceramica di Comellato Melotti, edizioni Schirà. Misura 18x20x20, anni 60. Esatto. Ed è firmato sotto la base con 7 punti bianchi. La richiesta economica per tutti è di 8.600 euro. Esatto. Allora, voglio anche farvi vedere la firma, la tipica firma di Melotti con i 7 punti bianchi. Ecco, poi vedete i toni del celeste, il bianco, il nero. Ecco, te lo avvicino, poi... Ok, meglio che ti avvicini tu con la telecamera. In questo caso vedete poi quello che è la cifra stilistica di Fausto Melotti, queste ceramiche accartocciate, famose sono le ciotole e questi vasi. Dalla regia poi abbiamo anche dei confronti per farvi vedere. Dario, glieli propongo bene, tra un sì, attimo. Sì, grazie Federico. Vorrei giusto farvi vedere alcuni le quotazioni che raggiungono le ceramiche di Melotti. Adesso quando siamo pronti dalla regia. Ci siamo Dario. Ecco, asta, non italiano, europea, 10.000, 13.000, vaso molto più piccolo di questo, anche perché erano proprio miniaturizzate. Ecco, questo è il nostro, dovremmo avere forse ancora altri confronti se funzionano dalla regia. Abbiamo di Melotti la villa Nemazzè, che vi facciamo vedere. Esatto, ecco questa è la villa che ha decorato con Gio Ponti, a Teheran, villa Nemazzè nel 1960, e dovremmo ancora avere una immagine della villa Planchard a Caracas, che è questa, tutto in ceramica ed è frutto della collaborazione negli anni 60 con Gio Ponti. Queste ceramiche vengono create negli anni subito immediati al dopoguerra, raggiungendo poi una tecnica raffinatissima. Ecco, questa poi è la qualità riconosciuta anche dai visti i numerosi premi che ha ricevuto, tra i quali il Gran Premio della Triennale del 51, medaglia d'oro a Praga, a Monaco di Baviera. Ecco, sono tra le opere. Allora, se i teatrini vanno intorno ai... hanno fatto il record l'anno scorso, quindi eravamo intorno ai 160, 200, 300 mila euro. Ecco, se volete un'opera di Melotti che è ancora accessibile per prezzo, poi a parte il fatto che questa sera è presentata ad un prezzo particolarmente vantaggioso, vi ricordo poi anche le modalità di acquisizione delle opere d'ars antiqua, che fino a 5.000 hanno un finanziamento a tasso zero, ovvero ve lo paga ars antiqua il tasso di interesse, dilazionabili in 12 mesi. Diversamente ci sono altre formule di dilazione del pagamento fino a 24 mesi. Bene, ritorniamo poi dopo sul... Anche 48, ecco, giusto Federico. Ritorniamo poi alla nostra panoramica, abbiamo presentato Mimmo Germanà e andiamo al numero 7. Gianni Dova, cespugli in fiore, opera dell'81, olio su tela, 56x46 centimetri, a 4.800 euro. Un prezzo questo, signori, che non dovete farvi sfuggire. Questa sera abbiamo voluto raccogliere delle opere, dei prezzi particolarmente vantaggiosi. Ecco, questa è una di quelle serate che chi vuole investire in arte
deve buttarsi. Solitamente su certe opere, come il Fiume, come altre opere, ok, siamo noi a dirvi, magari è un acquisto che va meditato. Questo, il Soffici, il Cesare Berlingeri, non permette tempo. Errore, non permette, bravo, devono buttarsi. Ripensamenti, o esatto. Ci penso domani, chiedo alla moglie, chiedo al vicino, a 4.800 euro, chi ci segue nel mercato dell'arte moderna conosce le richieste, conosce esatto. I prezzi, è pubblicato, lo abbiamo fatto vedere, sulla mostra dell'82 a Seravezza, dove il maestro aveva avuto anche una bellissima preparazione del professor Raffaele De Grada. In questa fase è evidente il ritorno alle suggestioni di fine Ottocento, a quelle che sono i modelli da una parte di Monet per quanto concerne per esempio i suoi riferimenti alle ninfee, e dall'altro canto a quell'elemento simbolista che gli arriva dalla conoscenza di Dio e Donna. Andiamo adesso subito magari a vedere dalla regia anche questi riferimenti, poi abbiamo il volume dove è pubblicato. Dova nel 67 si trasferisce in Bretagna, nel 68 vi compra una casa, rimane abbagliato dalla forza di quella natura nella quale le rocce vengono scalfite dal vorticoso incalzare delle onde, dove il mare, la natura, il cielo diventano tutt'uno, dove così bene la sua concezione estetica, specie quella dei paesaggi dagli anni 60 in poi, paesaggi fatti di volatili, di figurazioni al limite tra, andiamo con i paralleli, grazie, tra la figurazione e il simbolo, un simbolo che vira verso il surrealismo. Ecco, questo è naturalmente Van Gogh. Mi serve per mostrarvi questo tratto corposo forte con il quale si individua in questa strada, in questo cielo, una terza dimensione, e che Dova molto bene nell'opera dell'82 che vi ho mostrato riprende. Questo è Monet. Vedete, in questo caso il maestro francese, uno dei padri fondatori degli impressionisti, si era allontanato quasi totalmente dalla figurazione per avvicinarsi all'astrazione. Torniamo in scena, ecco, e capiamo proprio in questi fiori che salgono dal paesaggio il significato dell'opera. Allora, viene da quella collezione che ho acquisito la settimana scorsa insieme a Antonio Bueno e alla Soffici, che vi presento dopo le sculture di cappello, e Dario continuerà a finire la panoramica. Allora, i due cappello, abbiamo a 18.000 euro il grande bronzo, e invece quello del 75, che è una delle novità di questa sera, è a 7.800 euro. Un'altra opera caratteristica del maestro ragusano, che abbiamo detto osserva Muro, osserva Tatlin nel costruttivismo russo, Brancusi, insomma i grandi, si forma a Milano presso Marino Marini, un maestro che dialoga intorno al significato del cerchio, intorno al significato di questa linea che non finisce mai. E a 4.008 anche il Soffici del 47 ritorna in Versilia, nella sua Toscana, da Poggio Caiano, dove si trovava, dove si è tenuta una grande mostra nel palazzo appunto appartenuto ai Medici, grande sede di una delle più belle raccolte di nature morte in Italia. Si è tenuta una mostra anche agli Uffizi nel 2016-2017, Ardengo Soffici, legato a tutto il Novecento. È intellettuale, appartiene alle riviste, scrive sulle riviste dell'epoca, si innamora naturalmente dei francesi, soprattutto dei Cézanne, nel suo soggiorno parigino d'inizio Novecento. A 4.800 euro la bella Versilia di Soffici. Esatto, Federico. Ritorniamo adesso e concludiamo la nostra panoramica. Prima di passare a parlare dell'opera di Cesare Berlingeri e di Bruno Bani, allora, presentato il numero 8 a 4.800 euro, passiamo al numero 9, Bernard Obertin. Abbiamo già presentato delle opere più piccole nelle scorse puntate, un 40-40, un 30x30, opera del 1968. Allora, già l'anno dovrebbe attirare la vostra attenzione, ma non è questo la peculiarità di quest'opera, non è l'anno, che il 1968, ve lo ricordo e ve lo ripeto, bensì è il formato, perché degli Obertin a questo formato io nella mia vita ne avrò visti, Federico può confermare anche lei,
lavoristi veramente pochi. È un formato particolarmente insolito, dato anche dalla difficoltà per l'artista di creare opere simili, nel senso che comunque i chiodi tutti infissi dal retro della tavola spesso portavano la tavola ad aprirsi. Quindi sono rarissime le opere di questo formato. Adesso vi dico anche le misure, 50 di altezza per 90, scusate, a 14.500 euro, ovviamente archiviata. L'opera verrà pubblicata nel catalogo generale di Obertin, che è in uscita, in pubblicazione. Quindi bella innanzitutto la presentazione dentro questa teca, ecco, e poi vi ripeto, il formato è veramente raro. Se talvolta il mercato di Obertin è stato fisso, come tutti quelli degli artisti, ci sono momenti in cui il mercato è più veloce, più vivo, altri momenti in cui il mercato di un artista subisce un momento di stallo. Ecco, un'opera del genere, di questa, per la sua rarità, per il suo anno, vi ripeto, 1968, è da prendere al volo. A 14.500 euro, vi ripeto, che tutti i prezzi di Ars Antiqua sono comprensivi di diritto di seguito e tasse. Il diritto di seguito, come sapete, giusto così per informazione, perché spesso uno ne parla ma non sa mai che cosa sia, a cosa si fa riferimento. Ebbene, il diritto della SIAE che va a tutelare in un certo qual modo il lavoro dell'artista a 70 anni, entro i 70 anni anche della sua morte. Perché questo? Per quale motivo? Perché spesso un artista fa dei lavori che magari crescono poi nel tempo, e chi è che guadagna? Guadagnano i fautori del mercato, ma non più il lavoro dell'artista stesso. Per cui c'è una percentuale che la SIAE raccoglie e va poi a dare su ogni vendita successiva alla prima dell'opera d'arte. Ecco, questo è anche un modo per tutelare il lavoro dell'artista, dei suoi eredi, quando ancora questo comunque è in vita o entro i 70 anni della sua morte, in modo da far godere all'artista, comunque alla sua famiglia, quello che è il suo operato e quello che è l'effetto sul mercato. Ecco, questo giusto per dirvi un po', si parla sempre di leggi, non leggi, diritto di seguito, era più o meno anche per far capire ai nostri telespettatori a casa di cosa stiamo parlando. Bene, al numero tra il nostro Obertin e Sara Campesan, una ceramica che abbiamo già presentato di Emilio Scanavino. L'esemplare 2 di 100, adesso l'altezza, abbiamo un metro, non l'ho segnata sui miei fogli. Vi ripeto, inizio a dirvi il prezzo, che è di 1500 euro, e non mi stancherò mai, ecco, siamo a circa 48 centimetri di altezza per 33 di diametro. Opere queste che vi invito ad andare a cercare su internet, tanto ormai tutti abbiamo internet, tutti abbiamo i nostri telefoni, andiamo a cercare le quotazioni di un artista piuttosto che le loro battute d'asta, gli effetti sul mercato. Ecco, vi invito ad andare a cercare, mettete vaso, Scanavino, quello che volete, e trovate quest'opera in vendita in più di un negozio di design, non solo in Italia, ma anche in Francia e Germania, a 2.400 euro. Vi dico proprio il prezzo, a cui dovete poi aggiungere varie spedizioni, non spedizioni, tasse, diritti, dogane e quant'altro. Allora, a 1.500 euro Ars Antiqua ve lo porta direttamente a casa, senza un euro di più, e al massimo, ripeto, con un euro di meno. Vaso firmato, è un'opera degli anni 70, quando Scanavino inizia a collaborare, anche questo lo fa già poco prima, con i maestri ceramisti liguri. È un vaso di un'eleganza, ecco, che poi possiamo anche confrontare poi con i nodi presenti nell'opera del 1975, nella tela che abbiamo riproposto questa sera. Tra l'altro vaso che contiene al suo interno dei ciottoli di ceramica inseriti durante la sua creazione.
ci ritroviamo con i due colori tipici di Scanavino, il rosso e il nero. Bene, andiamo avanti, 1500 per quest'opera, 1500 euro, anni 70, andiamo al numero 10, Sara Campesan. Immagine circolare, opera del 69, firmato, titolato e datato a 4200 euro. Anche qui avremo poi dei riferimenti dalla regia che manderemo più tardi sui risultati che ha ottenuto nella sua lunga carriera la Campesan, e rientriamo qua poi anche nel filone, faremo anche un bel raffronto e confronto con Ibani. Ah, ripeto, il suo prezzo 4200 euro. Al numero 11 e al numero 12, Roberto Crippa, il primo, Spirali del 51, pubblicate sul primo volume del catalogo generale, olio su tela, a 13.000 euro. Il secondo, opera del 1970, inedita, verrà poi pubblicata sul terzo catalogo, che vedrà la sua uscita probabilmente questo o il prossimo anno. Ovviamente tutte e due le opere sono autenticate dall'archivio, collage su tavola, 81x65, a questa sera prezzo ribassato di 11.600 euro, un'offerta, non si può nemmeno dire ribassato. Perché... Dottor Picco, scusi l'interruzione, certo. C'è l'amico Serafino da Arcene che chiederebbe informazioni per il numero 7, Gianni Dova, che è rimasto molto colpito. Certo, allora Vania, se possiamo andare sull'opera, ritornare sull'opera di Dova. Allora, dunque, questa è una... Allora, ti chiedo, per favore, Vania, di stringersi un particolare che prima non so se si vede dalla camera, e sono queste, chiamiamole, crettature, che non è il termine, la crettatura è un'altra cosa, però non trovo altro termine adesso per definire questi grumi di colori che si trovano sempre nelle opere di Dova, e che sono anche un po' il suo marchio, la sua impronta, quasi fosse un'impronta digitale che l'artista lascia creare dai suoi colori sui suoi supporti. Notiamo poi non solo il tratto del pennello, quasi steso quasi con irrequietezza, ecco, guarda poi l'accostamento dei colori. E Federico può far vedere anche la pubblicazione? Sì, si trova pubblicato in questo volume dedicato al maestro Gianni Dova, una mostra tenutasi al Palazzo Medicio di Seravezza, luglio-settembre dell'82, prefazione del professor De Grada. L'opera è pubblicata a pagina 172-173, olio su tela 46x56. Qui avete l'opportunità di portare un Dova pubblicato in questa grande mostra, un Dova che davvero evidenzia un ritorno al colore, all'intensità della massa, della pennellata corposa, recupera tutto il suo amore per Van Gogh, per quelle pennellate molto molto forti che ugualmente lo fanno avvicinare a Monet e a Odillon Redon. L'elemento simbolista, l'elemento surrealista, però non legato all'inconscio, ma alla fantasia, alla gioia, ritorna sempre nelle opere di Dova. Sono molto accese cromaticamente, smaltate, bellissimi i suoi fondi marini, i suoi uccelli che volano, i suoi fiori che sbocciano. In una dimensione, vedete, che si trova tra l'astratto, in questa perdita di ogni definizione spaziale, ed ugualmente un'immagine quasi simbolica, surreale, nel senso proprio di soprareale, che appare dal verde dell'erba di questo bellissimo prato. A 4.800 euro, Gianni Dova, uno dei protagonisti della nostra pittura del Novecento, ha attraversato tutte le fasi, è stato vicino al movimento neocubista, riferendosi alla grande tela del 37 di Picasso, Guernica, si è avvicinato anche all'esperienza di tutti quei pittori che si erano legati al secondo manifesto dello spazialismo di Lucio Fontana, per poi avvicinarsi definitivamente a questa vocazione, a questo ritorno all'immagine, seppur evocativa, dagli anni 60 in poi. Esatto, Federico.
A questo proposito, poi ritorniamo sul discorso anche di Lucio Fontana con il nostro Cesare Berlingeri. Chiudiamo solo un secondo la panoramica e poi entriamo nel dettaglio di alcune opere che meritano veramente di essere sviscerate questa sera. Allora, al numero 13 e al numero 14, due capolavori del maestro Nunziante. Sono opere recenti, opere del 2018, tutte e due nelle classiche cornici di Ristori di Firenze, edita che c'è da 400 anni, tutte e due su tavola di Zecchi Firenze, ditta che era già laboratorio, che era già stato citato dal Cennino Cennini nel suo trattato nel 300. Ecco, sono due opere, queste parlano da sole. Se si parla di un grande ritorno al figurativo, ecco, io vi faccio il nome di Antonio Nunziante. Abbiamo due opere la cui figurazione poi spesso è diventata una cifra stilistica, un immediatamente riconoscibile dell'opera del maestro. Sì, allora abbiamo un video, ve lo voglio mandare adesso, che illustra quello che è il procedimento che Antonio Nunziante riserva per le sue opere, come dipinge, ovvero come viene preparata la tavola, come viene preparato la tempera all'uovo e come avviene appunto poi la fase finale anche di verniciatura all'ambra. Video che è stato utilizzato e creato anche per gli studenti dell'Accademia di Lione. Prego, dalla regia. Ecco, avete visto in questo video l'ultima esposizione di Antonio Nunziante a Lione, esposizione che si è conclusa due domeniche fa e che vedeva le opere di Antonio Nunziante accostate a quelle di un altro grande artista del Rinascimento italiano, il più grande artista italiano probabilmente, Leonardo da Vinci. Ecco, spesso le opere di Antonio Nunziante vengono accostate ai grandi artisti del passato. Abbiamo, come vediamo anche dai... Vania, ti prego di far vedere le opere. Ecco, questa con Leonardo da Vinci. Questa fatta ad Istanbul con Picasso e Miró.
E a questo proposito, io prima di farvi vedere gli altri cataloghi, vi farei vedere questa cosa. L'opera è pubblicata nel catalogo della mostra che il maestro Nunziante ha fatto a Istanbul, insieme a Miró e a Picasso. Quindi quando prendete un'opera, la pubblicazione è importante, perché questo poi che fa rimanere l'opera sul mercato, quello che richiedono i collezionisti. Ecco, le opere che presentiamo sono sempre autenticate e quasi sempre pubblicate, hanno fatto esposizioni o mostre. Ecco, questa era l'opera che Nunziante ha esposto ad Istanbul. Quindi un'opera, voi state guardando e potete acquisire un'opera che è stata in un museo, un'opera che ha fatto il giro del mondo, un'opera pubblicata su un catalogo di una mostra. Infatti c'è il doppio testo, doppio triplice lingua sul catalogo che vi spediremo insieme all'opera. Ecco, questi sono i fattori che voi dovete valutare quando comprate un'opera d'arte. Allora, questo che ha avuto anche pubblicazione su catalogo, ha girato in un museo, ecco, cosa volete di più? Antonio Nunziante poi è un maestro che è da molti anni sul mercato, in pubblicazione il nono volume del catalogo generale, edito mi pare da Mondadori. Allora, quando dietro un artista c'è la Mondadori, c'è l'Elettra, c'è la Schirà, ci sono case editrici di questo spessore, ecco, voi capite a quale caratura di artista vi state trovando di fronte, vi state confrontando. Allora, questa è un'opera che rappresenta la Farmacia Italia, quindi sono le classiche Nature Morte di Nunziante, qui rivisitata. Allora, troviamo degli oggetti che sono poi quelli che si utilizzavano nelle farmacie del Medioevo, del Rinascimento, e allora abbiamo le scritture anche sulle etichette antifebbre, perché poi il maestro Nunziante prende questi oggetti, mette in posa, sono nature morte esistenti che lui crea nel suo studio e che poi dipinge con un lungo procedimento che vede la creazione della tempera all'uovo prima, quindi proprio secondo i dettami del rinascimentali. Poi è molto difficile ottenere la tempera all'uovo, la giusta gradazione di colore, bisogna utilizzarle in fretta in quanto si rapprende, poi va male, marcisce, quindi è un procedimento molto lungo, complicato, devi già conoscere bene quali sono le gradazioni di colore che vuoi ottenere, le quantità. Rifinita poi ad olio e verniciata con l'ambra finale. L'ambra, poi, per un procedimento per ottenere la vernice d'ambra, è veramente lungo e costoso. È difficile anche poi da utilizzare. E allora in questa natura morta di Nunziante cosa troviamo? Troviamo i riferimenti colti di cui il maestro ci ha abituato nelle opere, che non sono mai scontati. Abbiamo il nostro imbuto, i nostri vasi, che contenevano poi, che si vedevano nelle farmacie dell'epoca, e poi un trattato di pittura di Leonardo da Vinci. E proprio la seconda parte del trattato della pittura di Leonardo da Vinci vede un lungo paragrafo sulle tecniche di pittura. E allora il maestro Nunziante è uno dei principali conoscitori di queste tecniche, tanto che è stato invitato a Lione, chiamato a Lione per gli studenti dell'Accademia, per il quale ha creato un video che poi vi faremo vedere, ha creato anche un libro sulle tecniche di pittura con la tempera all'uovo. Vi ricordo che appunto per la complessità di utilizzo di queste tecniche e la lunghezza nella realizzazione di questi quadri, ciao Matteo, grazie per essere stati con noi. Abbiamo una richiesta per l'altro. Certo. Sono veramente difficili da trovare e il maestro ne realizza oramai solo più una trentina all'anno, quasi tutti destinati non alla vendita ma alle esposizioni museali. Allora, vediamo anche l'altro, dal momento che stanno chiamando in molti per le opere del maestro. Ecco, Vagna, ti chiedo di andare al numero 13.
Allora, vi dico anche i prezzi delle due opere. Siamo a 8.000 euro per la Farmacia Italia e siamo a 3.400 euro per l'Olio su Tavola di Mogano, e che è del 2014 questo, scusate, Notte Magica. Vediamo la rosa, vediamo l'ampolle, i barattoli nella loro trasparenza che mostrano poi il contenuto delle polveri, quasi fosse un'alchimia a dominare l'intera scena. E poi questa atmosfera metafisica, quindi quello che sembra un paesaggio in una giornata, infatti sembra quasi che ci sia un sole che fa riflettere le ombre degli oggetti, e poi invece un cielo, una luna. Quindi sembra, nel guardare il quadro di Nunziante, sembra quasi che tutto sia legato, tutto fili liscio, tutto è normale. Non siamo in grado di cogliere a primo acchito quelle che sono poi invece le particolarità, perché tutto è legato in maniera magistrale, ma poi ci ritroviamo ai riflessi del sole, ma siamo in un paesaggio lunare, quindi in una notte dominata da questa luna, da queste nuvole. Una rosa in un vaso, rosa che poi ha dei suoi significati, rappresenta l'energia, e una farfalla che è il simbolo metafisico della metamorfosi. Abbiamo poi la tipica sfera che rappresenta, ho parlato direttamente col maestro a chiedere: maestro, cosa rappresenta la sfera, cos'è per lei? Ecco, la perfezione, una sfera qualsiasi, in qualsiasi modo la si giri, rappresenta sempre la perfezione. Ed è solito anche il maestro spesso rigirare fra le sue mani una sfera, quasi una sorta di meditazione indotta. Ecco, 3.400 euro per l'opera di Nunziante, sono tutti oli e tempera all'uovo su tavola, 3.400 e 8.000 per l'altra tavola. Ecco, vi ricordo che l'opera grande è pubblicata sul catalogo della mostra ad Istanbul e verrà poi anche inserita nella nona edizione del catalogo di Mondadori. Bene, torniamo poi, adesso andrei a parlare del Cesare Berlingeri, quindi Vania ti chiedo di rientrare facendo vedere le nostre opere, e voglio presentarvi un maestro. Cosa, Federico? Vabbè, abbiamo una richiesta anche sui Bani. Chiederei, ne parlerà poi allora l'architetto al suo rientro, quindi chiediamo di pazientare un attimino e parliamo di questo grande artista, Cesare Berlingeri. Questa sera ho già insistito forse fin troppo, non nel parlarne, ma nel descrivere quella che è la vero fare nell'acquisto di quest'opera. Un prezzo più che vantaggioso per un'opera che è iconica non solo per la sua fattura, ma per il colore. Allora, Cesare Berlingeri necessita di poche presentazioni. Sviluppa la sua arte negli anni 70 a Roma, periodo in cui ci troviamo nella piena scuola pop di Piazza del Popolo, con Schifano, con Tanofesta. Si sviluppa, poi si muove verso l'avanguardia, ma Cesare Berlingeri rimane sempre fedele ad un suo percorso, ad una sua ricerca personale. Allora lavora, inizia la sua carriera lavorando poi come affrescatore, come aiuto negli affreschi, che presupponevano una conoscenza specifica dell'arte antica, conoscenza a cui il maestro si aggrappa ogni qualvolta progetta e crea una sua opera. Allora, sono molti i rimandi ai maestri del passato. Questo, ad esempio, il giallo spesso è quasi sempre è rapportato a Van Gogh. E allora abbiamo avuto una grande mostra a Rio de Janeiro, dove il giallo delle sue opere veniva rapportato a... ecco, abbiamo un'immagine. Ecco, questa è una mostra, se non sbaglio, del
2000 e, ecco, a Palazzo Arnone di Cosenza, dove la sua opera è stata rapportata ai grandi maestri del Seicento. Quindi ogni opera, ogni quadro aveva di fronte un'opera di Cesare Berlingeri. Grazie dalla regia possiamo rientrare, e voglio dirvi anche un'altra cosa. Quindi il maestro è stato oggetto di una grande acquisizione dal comune di Civitanova, proprio dove è nato, presentata poi da Tommaso Trini quest'anno, un grande critico e storico dell'arte italiana. Ecco, il comune aveva acquisito due opere, una di Cesare Berlingeri, l'altra di Alic Cavaliere, il cui padre era originario di Civitanova. Allora, opera del 2004 a 5.800 euro. Sono opere, potete anche andare a vedere i riferimenti nelle aste, che hanno raggiunto i 10.000, gli 11.000, i 12.000. Ma qual è la particolarità? Perché prendere Cesare Berlingeri? Io vi sto presentando un artista, adesso bisogna anche, per chi non, magari dubito che qualcuno non lo conosca il maestro, perché sono usciti in numerosissimi cataloghi, e proprio questo mese è stata dedicata al maestro la copertina della rivista d'arte Arte In, proprio con un'opera in giallo. Il maestro innanzitutto utilizza pochi colori, il giallo, e qui abbiamo un riferimento a Van Gogh, il verde, e qui abbiamo un riferimento veronese, i blu, che ricordano poi i soffitti giotteschi, i rossi. Ecco, abbiamo ogni autore, ogni colore ha un suo riferimento preciso ad un autore, ad un maestro della storia dell'arte italiana. Questo perché il suo modo di dipingere è ancora uno di quei pittori colti. Tra l'altro è in pubblicazione anche un nuovo catalogo edito da Prearo Editore proprio sull'opera di Cesare Berlingeri. Qual è la sua cifra stilistica? La tela piegata. Se allora noi troviamo il monocromo che Berlingeri usa, lo troviamo già proposto con i vari Castellani, Bonalumi, Pino Pinelli, allora l'opera di Cesare Berlingeri è riconoscibile al primo colpo per le sue piegature. E c'è una storia interessante anche che vede la nascita di queste piegature. E a detta di Cesare Berlingeri sono appunto due i fattori che lo hanno portato a creare la piegatura. Innanzitutto, quando lui lavorava aiuto scenografo, disegnava questi grandi fondali per il teatro, vide alcuni operatori in teatro che piegavano un grande cielo stellato. Ecco, a vedere poi questo cielo stellato. Dario, scusi, sono con l'amico Giuliano, sì? Che richiede la misura dell'opera. Allora, innanzitutto un saluto salutiamo Giuliano, nostro Giuliano. Grazie per seguirci sempre ed essere sempre così attento. Allora, la misura è 77 circa per 34 e mezzo. Ecco, una misura importante. Vania, puoi avvicinarti e far vedere quelli che sono i segni tipici del pennello sulle tele di Cesare Berlingeri. Allora, abbiamo i toni intensi e corposi presi da Burri, e questo è un po' la citazione. E abbiamo, d'altro canto, vi ho parlato prima di Fontana quando Federico lo ha citato sul Dova. Allora, di Burri prende la forza dei colori, da Fontana prende la concezione rovesciata di spazio. Con Fontana noi siamo stati abituati a vedere lo spazio dietro la tela, c'era un'altra dimensione. Ecco, Berlingeri ribalta, capovolge questa concezione, e per lui diventa quasi una compenetrazione tra segno e colore, e viene a crearsi quindi non più un taglio che porta in un'altra dimensione, ma un'estrusione che viene verso di noi. Le tele ripiegate nascondono al loro interno una dimensione, un'immagine che non ci è permessa di vedere, perché il disegno, il colore, la piegatura continua al suo interno. Allora, come vengono create? Vengono dipinte queste grandi tele, il pigmento, il colore d'olio viene steso sulla
tela che poi viene piegata, per cui la tela non viene ripiegata e poi colorata dopo, ma continua il colore al suo interno, continuano i segni al loro interno. Questo è la forza di Cesare Berlingeri. C'è un'innovazione della piegatura. Quindi abbiamo i tagli di Fontana, le stroflessioni di Castellani, abbiamo le piegature di Cesare Berlingeri. Per questo vi dicevo, un artista che dovete... Dario, scusi, la interrompo dalla regia. Sì. Abbiamo una richiesta per il Mimmo Germanà dell'88, olio su tela 70x90, dal signor Marino. Bene, Vania, ti chiedo per favore di girare e tornare al numero 6. Da Pesaro. Il Mimmo. Ripeto, 70x90 dell'88 e un olio su tela Mimmo Germanà. 70x80, opera dell'88 a 4.000 euro. Un'opera che questa sera presentiamo ad un prezzo incredibile per uno dei grandi maestri della transavanguardia. Opera che, io ripeto, ha avuto una forza pari e superiore alle opere di Clemente, che andate a vedere i risultati in asta che fa. Quindi vi state mettendo in collezione un'opera di uno dei grandi maestri che trovate su tutti i grandi libri di storia dell'arte. Dario, la interrompo. Scusi Dario, la interrompo perché il signor Marino desidera vedere l'opera nelle Marche, per cui andremo, tra l'altro saremo in viaggio in tutta Italia questa settimana, non esitate a confermare, già da giovedì saremo in Sardegna, a Roma, in Toscana, ci aggiungeremo con piacere Pesaro dal signor Marino. Allora è in conferma la numero 6. Ringraziamo al signor Marino che si porta in collezione un'opera dal carattere forte, un'opera veramente dal carattere museale, quindi possiamo poi toglierla dalla nostra parete e ritornerei ancora un momento sul nostro Cesare Berlingeri. Allora, è stato oggetto poi di una grande mostra a Lugano e verrà fatta una grande retrospettiva al Marca di Catanzaro, che aprirà l'8 febbraio di quest'anno, dal titolo Forme nel tempo. Ecco, sono tutte informazioni che dovrebbero non convincere, perché basta già il prezzo per quest'opera per convincere un collezionista ad acquisirla, ma un artista per il quale l'intero mondo dell'arte è in fermento. Quindi questa sera noi vi stiamo proponendo un'opera ad un prezzo che è veramente competitivo, perché dopo che un artista vede copertine, tutto questo nel mese di gennaio tra l'altro, copertine sulle riviste d'arte, mostre che aprono in questo mese, quando c'è fermento attorno a un autore, allora è il momento di comprarlo ancora a questi prezzi. Vediamo dalla regia un'immagine del maestro Berlingeri, ecco qui con un'opera in rosso. Vediamo se abbiamo ancora delle immagini dalla regia, perché abbiamo, ecco, questo il silenzio della materia, il catalogo di una mostra realizzata per il maestro. Ecco, questa poi, ripeto, è la mostra fatta a Palazzo Arnone a Cosenza, dal titolo Compenetrazioni, che vede l'artista appunto, le opere dell'artista in comunicazione con opere di grandi maestri del Seicento. Ecco, questo giusto per dirvi due parole su quello che è un grande maestro che voi dovete avere in collezione, che vi presentiamo ancora ad un prezzo accessibile. Vi abbiamo parlato di Pino Pinelli tempo fa, vi abbiamo fatto vedere delle opere dicendovi che era il momento di comprarle, che così è stato fatto. Ecco, adesso i prezzi sono saliti. Allora, cerchiamo sempre di proporre delle opere, di vedere, di cercare il meglio, il prezzo sul mercato, dei maestri, non che sono che vanno di moda o che sono ricercati da tutti nel momento in cui vi stiamo parlando, ma dei maestri comunque che, per i quali vengono organizzate mostre, per i quali c'è fermento nel mercato, ma che sono comunque già storicizzati. Ecco, questa è l'importanza di Cesare Berlingeri, al quale
stanno per essere dedicate numerose mostre, ripeto, cataloghi in edizione anche da Prearo Editore, che è un editore di edizioni d'arte di pregio, catalogo ragionato appunto in uscita, copertine sulle principali riviste italiane, un maestro poi, uno dei pochi, che è colto. Cerchiamo sempre qua di Ars Antiqua, dato che abbiamo anche un rapporto con lo studio, con la cultura, dato dai 20 anni di galleria dedicata all'arte antica, quindi al passato, cerchiamo di darvi degli artisti anche che personalmente rappresentino un po' questa nostra concezione. Ecco, io per questo motivo spesso parlo di artista colto, perché non sempre è così, ma quando un artista ha nel suo background studi, edizioni, libri e una sua una coscienza dietro le sue opere, ecco, questo per quanto mi riguarda è un valore aggiunto all'artista e all'opera stessa. Poi, se vi giro l'opera, magari dopo poi chiediamo di girare la teca, vi sono le varie firme, datazioni e titolo dati direttamente dal maestro. Dario, permetto di aggiungere le misure di questo olio e pigmento su tela piegata, che sono di 83 cm la base per 34,5 l'altezza. Esatto, deve esserci un errore forse nella misura, perché mi sembrava fosse 77 cm la lunghezza, non 84, comunque misuriamo poi ancora dopo. Ciò non toglie che il prezzo di 5.800 euro diritto di seguito e tasse incluse per quest'opera sia veramente un affare. Ecco, direi adesso, se non ci sono altre richieste... Soltanto volevano rivedere i due cappello da casa. Bene, Vania, ti chiedo di venire, prima di far entrare l'architetto in scena, a parlare poi delle due opere di Bruno Bani. Mandiamo anche i riferimenti dalla regia riguardo Cappello. Ecco, ci troviamo questa sera di fronte a un inedito di Cappello, che è la prima opera che vedete, e che rivede un po', forse abbiamo riferimento anche dalla regia, dell'opera di Boccioni, dal quale poi riprende un po' questo movimento, questa vela futurista. Poi è bella anche la compenetrazione dei vari materiali. Ecco, la vediamo in sovraimpressione, questa la potete anche vedere alle gallerie, al Museo del Novecento a Milano, dove c'è tutta la prima parte dedicata a Boccioni, e vediamo appunto un diretto raffronto con lo stile della nostra opera, della nostra vela. Dario, scusi. Mando dalla regia anche riferimenti a quei maestri come Calder, che con questo Flamingo del 74 di Chicago furono certamente degli spunti per il maestro di Ragusa. Poi qui sono altre opere di Cappello relative al costruttivismo. Ecco, questo è direttamente da Tatlin, che è il costruttivismo russo, dal quale Cappello anche trae un po' la parte della sua ispirazione. Questi sono gli elmi, sempre di Cappello, esatto, che vanno posti in relazione alla nostra opera. E qui è l'elmo antico di Achille, come riferimento classico. Questo è l'elmo di una figura in bronzo di un combattente dal santuario di Apollo in Messenia, al Museo Archeologico. Questo invece è Henry Moore, un altro maestro che dialoga con lo spazio attraverso queste forme allungate di uomini e di donne che perdono la loro sostanza figurativa con questi arti allungati, ma che sono certamente riferimento per il maestro. Che qui vediamo invece impegnato all'Università di Caracas con questo solido, ben vicino all'opera che stiamo presentando noi a 7008. Poi abbiamo questa di Berlino del 2004. Inutile dirvi gli esiti d'asta di Cappello, che sono ben più costosi rispetto alle due opere che vi stiamo presentando
questa sera. Torniamo in diretta. Esatto, grazie Federico. Perché a 7.800 euro, questa, e a 18.000 l'elmo, per opere uniche, sono esemplari unici, dato che la prima, la nostra vela, è esemplare 1 di 6, mentre quello che nella sua forma ricorda uno scudo è esemplare 3 di 7, se non sbaglio, opera del 73. Ecco, quindi sono esemplari unici. Voi sapete bene che le sculture fino a 9 esemplari sono considerati esemplari unici. Ecco, ci troviamo davanti a due pezzi unici di cappello ad un prezzo che è veramente concorrenziale, non detto solo da noi ma anche dagli altri esperti del settore, in quanto abbiamo avuto richieste anche non solo da privati ma anche da commercianti per queste opere. Quando un commerciante del mercato secondario viene da te e ti richiede un'opera al prezzo che la proponi, ecco, questo voi, vi lascia pensare, vi lascia immaginare quanto margine può ancora esserci per la sua vendita. Quindi voi su queste opere avete un margine, avete un guadagno effettivo. Qui si parla anche di investimento. Un maestro che ha avuto 8 biennali di Venezia, è stato invitato a Documenta a Kassel nelle edizioni del 54, presenza in quadriennale a Roma, ha fatto tutte le principali fiere ed esposizioni e biennali non solo in Italia ma anche all'estero. C'è fermento attorno a questo autore, iniziamo a vederlo nelle aste che raggiungono anche i 30, 45, 50 mila. Ecco, noi vi presentiamo due opere uniche a 7.800 e 18.000 euro. Architetto. Buonasera Dario Carlo. Davvero questa è una grande scommessa, io che vorrei veramente ad analizzare con grande, grande attenzione, perché veramente anche questa meravigliosa, esatto, scultura che abbiamo esposto per la prima volta, è stato veramente un piacere collaborare con lei anche a quello che è stato lo spazio espositivo presso la Fiera di Bergamo, da noi dedicato all'arte moderna, ha riscosso davvero grandissimo interesse. Qui è un oggetto, una scultura, un'opera d'arte che puoi apprezzare su tutti i lati, che puoi inserire in un ambiente moderno come in un ambiente antico, perché veramente nella continuità, nella bellezza di questo artista si possono trovare enormi fonti di ispirazioni per quello che è anche l'inserimento all'interno delle vostre case. Attenzione veramente, perché io lo consiglio di cuore, poi la stessa scommessa che io, Dario stesso, ha fatto, ho saputo con maestro Bruno Brani, me l'ha detto stesso maestro che è venuto a visitarci presso il nostro stand di Bergamo, abbiamo voluto azzardare, investire in lui, perché? Perché siamo convinti che in questo artista, in questa performance che lui realizza con vari materiali, con la luce stessa, con la materia, con questa veramente atmosfera che solo lui è capace di dare, si possa sicuramente trovare un piacimento estetico a quello che è la bellezza dell'opera, ma anche una potenzialità di investimento. Questo è un artista che veramente sta prendendo pregio. Io ora, grazie dalla regia che avete calato le luci, vi inviterei a guardare un attimo con attenzione veramente la numero 5 e la numero 3. Si tratta appunto di Bruno Bani, sono entrambi opere del 2019 realizzate dal maestro. Questa è la seconda versione, io e Dario stesso abbiamo acquisito due opere per le nostre rispettive abitazioni. Vi inviterei veramente a fare grande attenzione. Cominciamo appunto dalla numero 5, poi penso che questo sia uno dei pochi maestri in grado di dare questa percezione, questa è forse la sintesi fra la lirica, fra la musica, fra la poesia. Io veramente trovo nella profondità di questo concetto, nella costruzione, nella bellezza di queste sovrapposizioni materiche che vanno a giocare in qualche modo con la luce, qualcosa di unico. Vi assicuro, contestualizzarlo all'interno della propria abitazione dà poi anche la possibilità di coinvolgere lo spazio circostante, perché questa luce che così sapientemente il maestro ha celato per darci questa stratificazione di volumi dà allo stesso tempo la possibilità di
illuminare in maniera molto pacata, molto suffusa, molto raccolta anche l'ambiente circostante. Qui chiaramente per esigenze espositive la luce si limita a proiettare quelle due fasce laterali sulle nostre pareti utilizzate appunto per l'allestimento. All'interno della vostra abitazione può regalare una grande atmosfera. Io adesso inviterei il dottor Picco della regia a farci vedere il riferimento probabilmente a quello che ho visto, che è stato un inserimento all'interno della sua abitazione. Quello della mia era già stato visto e rivisto, eccolo qua, guardate la meraviglia che questo artista riesce a regalare, l'ambiente soffuso. Io questo, un artista che inviterei, anche so che lì dietro ci sono degli amici che hanno voglia di scommettere nell'arte moderna, all'interno di un locale, all'interno di uno studio, all'interno di un ambiente dove questo aspetto scenografico possa venire in qualche modo maggiormente valorizzato. Guardate come si sposa perfettamente anche con un ambiente antico, come sdrammatizza con quell'atmosfera. Dario poi qua, anche lui un ragazzo molto attento ai dettagli, ce lo fa percepire con la bellezza anche di quel focolare acceso sulla destra. Queste sono veramente due fonti di grande ispirazione. Io vi assicuro, la sera spesso, quando mi reco presso la mia abitazione anche in tarda ora, la prima operazione è quella di accendere il bani, perché veramente mi dà l'atmosfera, il calore della casa, la bellezza e il ricordo di quelle meravigliose lune che ammiro d'estate la sera, quando veramente il cielo stellato ci regala queste meraviglie. Non vi chiediamo i 5.000, non vi chiediamo i 4.000, è un artista che noi in cui scommettiamo a 2.500 euro cada uno, con 2.500 puoi cominciare a viverti il sogno all'interno della tua abitazione. Amici, questo artista lo puoi anche personalizzare, mi dica Dario, prego. Francesco, volevo solo dirle che noi proprio diciamo sempre che è il momento di comprare, che i prezzi salgono. I prezzi rispetto a quando dicevamo prima delle vacanze estive che sarebbero saliti, così è stato. Dopo l'ultima mostra che ha fatto, i prezzi sono saliti. Quindi non solo sono saliti, ma adesso raggiungono già i 3.000, i 3.500 per queste opere. Benissimo Dario, certo, questa è la nostra grande collaborazione col maestro stesso, che ormai è cominciata dall'inizio delle nostre trasmissioni, ormai quasi un anno che abbiamo la possibilità di mandare questo artista in onda nelle nostre trasmissioni, è aumentato. Ormai era chiaro Dario, quando poi un artista è in grado di trasmettere queste atmosfere, queste emozioni, non può che riscuotere entusiasmo. Allora, le dimensioni sono, per quanto concerne il numero 5, asteroide del 2019, 80 cm di diametro, alla richiesta di 2005. Questa, Dario, probabilmente è un altro concetto che vorrò inserire nell'altra mia camera, perché dal modulo quadrato iniziale riuscire a giocare anche solo con questi volumi, che di fatto sono la proiezione lunare vera e propria, quindi quell'aspetto, esatto, anche cosmico dei satelliti che vanno a caratterizzare veramente anche questo concetto, mi affascina molto. Le dirò la verità, quasi come il mio fondo blu con luna bianca che posseggo già, quindi non escludo che io stesso sarò interessato all'acquisto. È una meraviglia, veramente. Io quando sono di fronte a questo artista, che poi chiaramente si può personalizzare, in questo caso no, è solamente fissa la luce proiettata, mentre andiamo pure sul numero 3, grazie Vania, accarezziamo velocemente anche quello splendido fiume al numero 4 e rechiamoci al numero 3, eccolo qui, questo è l'eclissi parziale. In questo caso poi c'è la possibilità di personalizzare la luce stessa alternando i colori, alternando le gamme cromatiche o alternando anche la frequenza temporale con cui la luce viene proiettata. Questa è quella di transizione, diciamo, fra quello che è il primo concetto che già io e Dario possediamo e abbiamo fatto vedere in questo riferimento visivo poc'anzi, proprio per farvi capire quella che è anche la bellezza che quest'opera riesce a realizzare all'interno di un ambiente già sapientemente arredato anche con oggetti antichi. Eccola qua, in questo caso 80x80, eclissi parziale il numero 2 del 2019, proposta anche quest'opera a 2.500 euro. Le misure sono 80 cm per 80 anche in questo caso, quindi veramente anche questi moduli, Dario, non è che vengono inventati, chiaramente questa è la ripresa delle geometrie pure, con le geometrie. Questo è un artista che veramente è un compositore a mio avviso, più che un artista, perché riesce a possedere veramente questa capacità di
formulare delle costruzioni dimensionali veramente, ma poi con l'utilizzo anche della luce, quindi un ulteriore aspetto quasi spirituale che va a impreziosire quella che è già la bellezza, la composizione della forma, è un grande precompositore. Bruno Brani poi, ricordiamo, ha sviluppato anche dei concetti singoli molto più complicati, abbiamo avuto probabilmente piacere in un paio di edizioni addirittura di proporre delle opere composite che lui utilizza veramente per dare ancora più questo aspetto articolato alla composizione stessa, quindi con l'utilizzo di luci. Abbiamo già avuto modo anche di presentare, io qua vedo tra l'altro che lei, Dario, ha portato anche un catalogo di riferimento proprio di quello che io stavo in qualche modo accennando. Ecco qua, vorrei far vedere gli amici da casa, questa è un'opera che abbiamo avuto noi stessi piacere di farvi vedere in diretta nelle puntate precedenti, quindi è un grande artista, veramente un artista in piena ascesa, nel quale io vivamente vi consiglio di investire, perché poi ricordiamo che la composizione anche di questi concetti, di questi periodi artistici sono limitati, non è che il maestro continui a produrre la stessa versione a oltranza, quindi varranno poi meno anche la possibilità di requisire direttamente in prima persona a queste cifre, e mi direte voi poi cosa il mercato vi darà la possibilità di acquistare con 2.500 euro un'opera di questa dimensione. Amici, io ci credo, io ci ho creduto, Dario stesso ci ha creduto, siamo addetti ai lavori, vorrei che anche voi faceste grande attenzione a questo artista, perché questo anche il caro amico Enzo ha avuto modo di visionare domenica, grande appassionato di antico, queste opere all'interno del nostro stand, e ha tentato di regalarne una alla figlia proprio per la casa, quindi per dare l'approccio all'arte anche a un pubblico più giovane. Da qui probabilmente che poi si può risalire, e non penso sia una cosa profana dire che poi si possa ammirare anche l'antico, perché questo è un artista che veramente riesce a coesistere sapientemente anche con delle opere antiche, nella sua bellezza, nella sua purezza, nella sua geometria. Io direi che cosa posso aggiungere di altro, Dario? Se no, amici, non titubate veramente, perché da quanto ho capito, da quanto ho cominciato a apprezzare io stesso l'arte moderna, bisogna saper scommettere negli artisti giusti, avere il cavallo vincente. Ecco, in questo caso io penso di darvi veramente un grande consiglio. Anche i miei colleghi architetti, spesso, poi io ho modo, ormai è una tradizione anche per noi, quella di cominciare a pubblicare anche sui social i nostri spazi espositivi, le nostre trasmissioni, i nostri progetti fieristici, le nostre stand che noi realizziamo proprio per darvi la possibilità di capire come poi abbiamo modo di seguirvi anche nell'inserimento stesso dell'opera. Io stesso partirò appunto per le isole e per la meravigliosa capitale nella quale ormai mi reco quasi settimanalmente a consegnare opere, a coadiuvare anche l'inserimento all'interno delle proprie abitazioni di quelli che sono i vostri acquisti, i vostri investimenti d'arte. Non dimentichiamo mai quello che è il connubio, che io veramente anche qui ho avuto modo di apprezzare saltuariamente, ma in quel quale credo ciecamente, scusa Vania, fai vedere quella meraviglia di Crippa, come può sposarsi in questo caso un mobile, siamo in area veneta, questo è un mobile alto veneto, abbiamo ritirato una bellissima collezione, poi magari domenica per chi ha voglia di seguire anche quella che è la puntata dedicata all'arte antica, avremo modo di presentare altri arredi veramente provenienti dalla stessa collezione, abbiamo fatto uno stock intero di 5-6 pezzi di arredi di questa tipologia provenienti appunto dall'area alto veneta. Guardate la bellezza del connubio, abbiamo poi fatto vedere Palazzo Litta come uno dei riferimenti più eclatanti di quello che può essere veramente l'accostamento fra l'arredo antico e l'opera d'arte moderna. Non sottovalutate questo concetto, perché veramente anche qui con le giuste geometrie, con i giusti equilibri si può creare qualcosa veramente di bello, qualcosa che sposi un arco temporale di grande raggio, dall'antico al concetto moderno, inserito sapientemente, con grande coesione e in un dualismo veramente che affascina lo spettatore. Nunziante, altro pittore veramente nel quale abbiamo avuto, col quale già abbiamo collaborato e abbiamo avuto grande successo, perché andrò io stesso a consegnare
a fine mese, un amico di Catania, lo ringrazio per la pazienza che ci ha riservato, quel meraviglioso nunziante che non si è fatto sfuggire in una manciata di minuti, ha riservato giustamente, e penso sarà anche un premio per l'attesa che ha avuto, la ringrazio veramente per l'attesa, non è dipeso da noi, ma a fine mese consegneremo anche questa meravigliosa opera. Grande artista anche questo, io con Dario veramente ho avuto il piacere, ho la fortuna stessa quel giorno di recarmi all'interno nell'atelier del pittore e di capire la profondità, la ricercatezza con cui l'artista vuole e va a realizzare delle opere uniche. Qua stiamo parlando veramente di concetti unici. Il tema può essere ripreso come quello delle nature morte, con quegli oggetti meravigliosi, veramente sapientemente inseriti in quegli equilibri, in quelle proiezioni vitree fra diversi materiali con dei colori sublimi che solo lui riesce a realizzare proprio per questa sua capacità pittorica che riprende veramente le caratteristiche, ricordiamo la tempera all'uovo, l'utilizzo di materiali ricercati sapientemente, la colla di pesce, ci spiegava il maestro, veramente abbiamo trascorso un pomeriggio meraviglioso all'interno di questo artista. Anche qui comprate qualcosa veramente di unico, attenzione perché anche Nunziante è presente in diverse mostre a Istanbul, sta veramente presidenziando, mi dica Dario. Quell'opera, si vuole far vedere la pubblicazione, è pubblicata su questo catalogo. Venga, venga pure Dario, venga, mi faccia vedere così vediamo in diretta anche la pubblicazione dell'opera. Ecco, che il catalogo della mostra fatta ad Istanbul con Miro e Picasso. Ah, ecco. Ecco, questa è la pubblicazione. Quindi vediamo che questa opera ha già addirittura anche un riferimento di un'importante partecipazione in quel di Istanbul, proprio dove il maestro è esposto veramente con due grandissimi artisti. Esatto. Artista anche questo nel quale è giunto forse il momento di investire. Poi ricordiamo anche l'attenzione alle cornici, la ricercatezza cornici fatte veramente con marchio ate a fuoco, proprio perché vogliono essere il meglio di quello che l'artista ha voluto commissionare per sposare sapientemente la ricercatezza, la bellezza delle sue opere. Ha una cornice meravigliosa che tra le altre cose presenta quello che è il suo logo, veramente questo è un suo brevetto di greca realizzata, presa dall'antico e poi reinterpretata quasi dal sapore leonardesco, ci spiegava lo stesso maestro, non fatevelo sfuggire. Cosa posso dire? Posso solo dire che da giovedì fino a domenica saremo impegnati nelle consegne, non titubate, spesso gli amici probabilmente sono un po' paralizzati da quello che è il primo investimento, hanno dei timori reverenziali, vi ricordo che non è assolutamente così, non c'è nessun obbligo d'acquisto se non quello della priorità di poter visionare le opere, non titubate, veramente non titubate. Investite anche nell'arte moderna e io vi assicuro che sposando l'antico col moderno si riesce a fare un meraviglioso cocktail, si riescono a fare degli allestimenti incredibili. Davanti a questo meraviglioso fiume gli darei la parola a Dario, veramente, perché e spero che voglia un Federico stesso che è pronto a rientrare in scena. Anche questa è un'opera che veramente ha dei colori incredibili, che presenta in queste sovrapposizioni materiche probabilmente fra uno strato primordiale dove poi l'artista va a operare, va a reinterpretare con tutti questi colori un grande quadro. Grazie a tutti, vi aspetto ancora al Centralino numerosi, anche stasera non siete mancati, abbiamo per ora prenotato l'opera numero 6, c'è già grande interesse, non fatevi sfuggire queste possibilità. Grazie, buona continuazione. Allora, grazie all'amico Marino appunto che ha prenotato da Pesaro il Germanà. Signori, qui avete un fiume da capogiro. Siete in molti a seguirci, chiamateci, scoprirete un prezzo vantaggiosissimo. Fiume si trova al Museo Puškin di Mosca, si trova all'Eremitage di San Pietroburgo, si trova al Museo del Novecento di Milano, si trova nei grandi musei italiani e del mondo. È un omaggio all'antichità, al mito degli argonauti che stanno per imbarcarsi, mentre le loro donne, in queste figure quasi di menadi danzanti, e ricordiamolo che Fiume cita molto spesso il Rinascimento, il Quattrocento, in particolare due maestri dai toni evocativi e anche misteriosi, se vogliamo, Paolo Uccello da un lato e Piero della Francesca
dall'altro. E qui li vediamo. Vediamo anche la sovrapposizione, proprio come la pittura antica, su più registri. Le prime due figure di profilo, così come di profilo erano i ritratti antichi, tra l'altro ornate, perché è un'opera su tessuto, da dei racemi dorati straordinari. Fiume, lo ricordo, è un artista che opera anche nel campo teatrale. Infatti alcune sue immagini con la Callas, della quale ha realizzato le vesti, hanno fatto storia, operoso alla Scala di Milano o per alcuni anni anche al Covent Garden di Londra. Per cui un grande maestro, questa è un'opera capitale della sua produzione, misura, come l'amico Giuliano ci ricorda di dire, 100x140, è intitolata L'arrivo degli Argonauti, del 1995, un olio su Damasco, pubblicato in Fiume, catalogo generale delle opere, 1940-1997, catalogo a cura di Fiertler Pieve del Cairo del 2005. Insomma, un maestro pubblicato dappertutto. Vi ho detto le sue presenze museali. Sì, Federico, tra l'altro, se vuole puoi far vedere il catalogo e l'avvicino, io adesso glielo porto. Allora, questo è il catalogo di Fiume, e andiamo a prenderlo subito, eccolo qua, dove è pubblicata l'opera, quindi un'opera pubblicata molto molto importante. Nel frattempo mi diceva l'architetto, il signor Roberto da Torino, ci chiede il numero 7, allora andiamo a vedere il Gianni Dova, opera dell'82, pubblicata in quella mostra che si è tenuta a Serravazze sul Maestro. Dalla regia, se possibile, le misure. Un campo fiorito, è un Dova che ritorna a quella natura dirompente, luminosa, gioiosa che gli incontra dagli anni 60 in poi e che ancor più attraverso il soggiorno bretone arricchisce di influssi che risentono anche della pittura francese dei Fauve, dei Naby, risentono di Gauguin, di quei maestri che hanno utilizzato un colore molto forte, simbolico, espressivo. Il nostro Dova è a 4.800 euro, un olio su tela, tra l'altro Dario vi faceva notare tutte queste sorte di presenze sulla tela che sono sue tipiche caratteristiche. Ecco, vedete, in quest'opera dove i fiori appaiono nei loro toni dei rossi, degli aranci, su questo azzurro, colori molto molto accesi, smaltati, una tavolozza cromatica estremamente pastosa che fanno del nostro Dova, che misura 56x46, intitolato Cespugli in fiore dell'81, un dipinto da non perdere per il maestro romano che si era formato a Milano, aveva frequentato l'Accademia di Brera, era stato allievo di Carrà, di Funi, era stato estremamente attento a tutte le suggestioni della pittura, lo abbiamo detto, d'Oltralpe, soprattutto nell'ultima fase, a quella relativa a Monet e Odillon Redon, proprio in queste due opere che vi abbiamo mostrato dalla regia. Vi dicevo, Brera aveva frequentato i maestri Carrà, Funi, Carpi, aveva fatto una grande amicizia con Crippa, e che bello presentarvi a fianco Dova, Crippa. Allora spostiamoci un attimo proprio a fare dialogare in questo spazio del nostro studio, nel quale salutiamo Margherita da casa che ci sta seguendo, abbiamo il piacere di trasmettervi tutte le domeniche e tutti i martedì con una nuova evoluzione anche tecnica che penso molto più soddisfacente. Allora, Dova anche e Crippa, vi dicevo, pubblicati entrambi, ecco qui la pubblicazione del Crippa, insomma state acquistando opere pubblicatissime, certificate, a prezzi vantaggiosi, vantaggiosi, vantaggiosi. Questa è Spirali di Roberto Crippa del 1951 alle mie spalle, sono certamente suggestioni di carattere spazialista che il maestro aveva saputo sviluppare partendo dalla concezione anche legata a una nuova dimensione che queste ellissi cercano di definire,
di creare una terza dimensione. Tra l'altro è un crippa su sfondo rosso piuttosto raro e giallo, vedete questo alone di giallo che caratterizza l'opera che vi sto presentando, la richiesta economica per il crippa è di 11.600 euro, 81 per 65, no scusate, di 13.000 euro, un olio su tela 50 per 70. Sì Federico, le dico, ripeto, i prezzi sono 13.000 euro per le spirali del 51 e 11.600 per i sugheri del 70. Esatto, abbiamo un sughero del 70 a 11.600 e poi abbiamo le spirali a 13. Io li prenderei tutti e due se fossi un collezionista che vuole portare crippa in casa, perché avete davvero due opere, una più bella dell'altra, anche di dimensioni importanti. Arredare le vostre abitazioni con opere d'arte moderna significa attraversare il Novecento, attraversarlo dal punto di vista del colore, della luce, della figurazione. Questo perché? Perché è il secolo che ha raccolto nuove suggestioni. I maestri naturalmente cercano nuove formule espressive e si collegano ad un linguaggio specifico, che nel caso di crippa è prima quello delle spirali che abbiamo visto laggiù e poi quello dei gli elementi come il sughero o come l'inserimento di questi circoli, vedete, dipinti con tinte molto molto forti che riprendono motivi naturalmente legati allo spazio. Quindi 13.000 e 11.600 invece quest'altro, con una bella cornice che lo inquadra molto molto bene. Andiamo sul... Allora, il nuziante ne abbiamo due, uno più bello dell'altro. Allora, il 13 e il 14. Abbiamo il 14 è la cosiddetta farmacia, 8.000 euro, trattato di pittura, Leonardo da Vinci, che vedete qui, con tutti gli oggetti che erano gli elementi che il maestro... Allora, ripetiamo per tutti, allora, abbiamo il nuziante con Farmacia Italia del 2018, tempera all'uovo, 30x40, 8.000, firmato e accompagnato da autentica dell'artista. Al numero 13 abbiamo invece la Notte Magica del 2014, un olio su tavola di Mogano, tutti e due con le bellissime cornici fiorentine punzonate sul retro, a 3.400 euro per questo gioiellino. Signori, a 3.400 euro potrete portare in collezione uno dei maestri che hanno scritto la storia del secondo Novecento italiano. È un maestro che recupera suggestioni di carattere surrealiste, e primi fra tutti i grandi Magritte, con questi blu, con l'associazione di elementi che sfuggono alla ragione, ma dall'altro canto, osservando De Chirico, la metafisica, rimane legato a una figurazione che alcuni elementi però poi portano, come la contrapposizione tra la luna e quindi un'aspettativa da parte di noi spettatori di una dimensione notturna che invece contrasta con questa accensione che proviene dal fondo, quindi la luna e il sole insieme. E dall'altro lato guardate la bellezza dei riflessi delle finestre su questa brocca, su questa ampolla. La presenza della farfallina in volo connota l'opera di una poesia, di una vivacità davvero unica. 3.400 euro, nuziante, inutile dire, ha superato i 50.000 dollari qualche nel 2003, sembra di ricordare, o nel 2011 in asta a Londra, presente in esposizioni di tutto il mondo, da Tokyo, Parigi, Miami, Londra, Istanbul, Lione, insomma un maestro assolutamente ormai confrontato da tutti i direttori delle mostre. Abbiamo qui tutta una serie di pubblicazioni relative a Nuziante che vogliono significare il senso di questo maestro che, lo ricordo, si lega molto molto alla tradizione passata, è un maestro che non dimentica la sua la lezione degli antichi, Leonardo in primis nel numero 14,
ma anche Caravaggio in quel suo dialogo con il maestro attraverso il San Francesco. Insomma, un maestro che sta avendo un successo enorme, anche a Bergamo ne sono stati venduti parecchi, che abbiamo il piacere di presentarvi questa sera. Abbiamo visto prima il video, abbiamo visto i riferimenti all'opera, sia nelle tecniche, in questo utilizzo della cera e della tempera all'uovo per dare lucentezza all'opera di Nuziante. Siamo in diretta, c'è molto interesse anche su le altre opere presentate. Allora torniamo all'8 e al 7. Dicevo, Nuziante, vedete che bella, in pochi passi abbiamo due linguaggi diametralmente opposti. Da un lato la tradizione figurativa di Nuziante, dall'altro il polimaterico di Roberto Crippa e le spirali della sua fase appunto legata alla pittura spazialista. Andando più in là invece troviamo un maestro che questa sera mi vogliate consentire, voglio assolutamente che non perdiate. È un Ardengo Soffici del 47, è un gioiellino di colui che è stato uno dei protagonisti della vita artistica e letteraria italiana. Ricordiamo la sua presenza sulla rivista La Cerba, la sua critica spesso feroce e in prima linea di molti movimenti artistici. Si innamorò di Segantini in quella mostra tenutasi a fine Ottocento relativa a 50 anni di pittura italiana ed europea, a fine dell'Ottocento. Dal 1900, tra mille stenti, se ne andò a Parigi. Lì conobbe Cézanne, queste tinte, questi modi di dipingere per pennellate molto lunghe sono caratteristici del maestro francese. Tra l'altro poi si avvicinò a quelle correnti futuriste che prima disprezzò in un davvero feroce articolo, tant'è che tornato a Firenze ebbe addirittura una colluttazione con Boccioni e gli altri futuristi, ma che poi andò a diciamo riqualificare in altre sue presenze di carattere letterario nelle riviste che lo videro protagonisti. Allora vi ricordavo è collaboratore della Voce e poi tra i fondatori con Papini di quella rivista La Cerba che appunto si avvicinerà ai futuristi. L'opera che vi sto presentando misura 24x33, è firmata in basso a sinistra Soffici 1947 ed è accompagnata dall'autentica di Luigi Cavallo. Dario, dalla regia manderei magari riferimenti a Soffici perché ne abbiamo di diversi molto interessanti. Io voglio ricordarvi appunto le fasi della sua grande tradizione anche letteraria, che è quella che aveva iniziato appunto fin da giovane innamorandosi dell'arte di Segantini alla mostra tra il 96 e il 97 intitolata Festa delle arte, dell'arte e dei fiori, quando aveva soltanto 17 anni e si era innamorato dell'angelo della vita di Segantini del Museo di Budapest. Ecco, qui abbiamo alcune opere. Ecco, al Museo Soffici. Soffici, questa è? Al Museo Soffici. Proprio al Museo Soffici. Opera che era stata anche imprestata per una grande mostra. Ecco, tra le grandi mostre ricordo quella del 2016-17 agli Uffizi, in quanto nella galleria degli autoritratti degli artisti si trova anche l'autoritratto di Ardengo Soffici. Esatto Federico, questa è proprio un'immagine della mostra Scoperte e Massacri agli Uffizi. Abbiamo ora le immagini dei risultati che il maestro Soffici ha raccolto nelle varie aste. Ecco, vedete, superiori a quelli che 6.000, più di 6.300 incluso. E poi aggiungetevi il diritto di seguito, i diritti d'asta, arriviamo a cifre intorno agli 8.000 euro, come sono quelli che qui per questo 33x21 sono suggeriti dalla regia. Il nostro è 24x33 a 4.800 euro soltanto. Per colui che aveva attraversato le avanguardie del futurismo, del cubismo,
ma che poi nel primo dopoguerra, che è proprio il periodo del ritorno alla pittura di paesaggio, abbandonò per tornare su posizioni più tradizionali. Una sua frase relativa alla Toscana ci introduce molto bene a questo paesaggio. La Toscana è luce e terra, con pochi alberi fioriti. E guardate come questa Forte dei Marmi, riconosciuta appunto da Luigi Cavallo, bene evidenzi l'immagine della Toscana, una regione dal mare blu intenso, lo vediamo il terreno laggiù lungo la Versilia, e poi questi brevi tratti carichi di colore ad indicare naturalmente la spiaggia e l'entroterra. Lo ricordo, è un maestro che ha avuto un ruolo primario nel Novecento italiano, molti suoi articoli fecero conoscere i francesi in Italia, conobbe anche l'opera del grande poeta Arthur Rimbaud, dal 1908 l'innamoramento per Cézanne, del quale attesterà la sua assoluta modernità. Ricordo anche la vicinanza a Medardo Rosso, tant'è che nel 1910 organizzò a Firenze la prima esposizione italiana dell'impressionismo francese, con ben 17 sculture di Medardo, insieme a opere di Cézanne, Degas, Renoir, Monet, Pissarro, Gauguin, Van Gogh, nei locali del Liceo Club in via Ricasoli. Insomma, un grande letterato, un grande pittore che apprezza per esempio in maniera straordinaria l'opera del Greco, che contrappone al Rinascimento italiano, al dogma michelangiolesco, e invece in il Greco trova una nuova voce, di modernità. Così come appunto durante la sua carriera ha fatto, e questo gioiellino 4008, per chi tra voi non avesse ancora un soffice in collezione, diviene l'occasione imperdibile, imprescindibile, per aggiungere un tassello di un grande maestro nella vostra collezione. Idem assolutamente si può dire per il Dova, tra l'altro arrivano dalla stessa collezione, io fossi uno dei vostri telespettatori, a 4,8 per uno e 4,8 per l'altro, cioè a 9,6, pagabili come volete, non li perderei per nulla al mondo. Questo è pubblicato sulla mostra di Seravezze, sempre in Toscana, curata dal professor Raffaele De Grada, è dell'81, è la fase ormai nella quale la pittura è tornata alla pittura di paesaggio prepotentemente. L'inizio degli anni 50 erano stati legati anche alla pittura degli atomi, nucleare, la crisi del 53, il ritorno a una dimensione invece più onirica del paesaggio, surreale ma senza alcuna inclinazione psicanalitica, ma attraverso la visione di un paesaggio nel quale si bilanci l'esperienza percettiva, per cui il prato e i fiori, con la rielaborazione mentale di carattere appunto surrealista, simbolico da parte dell'artista. È un continuo dialogo, andrà ad individuare forme di volatili marini e andrà ad individuare figure umane, antropomorfe su paesaggi turchesi e azzurri che spesso ricordano non solo le coste delle Bretagne, della Bretagna che andò a conoscere dal 67 continuativamente, ma anche i fondali marini che aveva appreso durante i suoi viaggi in luoghi esotici. 4008. Dario, torni ora in carrellata per una brevissima panoramica, abbiamo molto interesse anche su Armand, naturalmente a 4 e 5 abbiamo interesse di diversi collezionisti, una breve panoramica perché manca poco, avete confermato, c'è ancora molto interesse. Sintetizziamo un po' tutto con prezzo e opere e poi andrà sulle singole opere che ci chiederete. Ormai manca un'ora in diretta, Ars Antiqua si occupa di antico la domenica, ma già ormai da giugno il viaggio è quello nell'arte moderna, che ne è tra le altre cose, come ci ricorda Giuliano che saluto, una continuità. Abbiamo parlato di fenomeno e neumeno proprio per rendere il senso dell'arte e del suo sviluppo formale. Dai, esatto, esatto Federico, poi è bello anche vedere come continuiamo a fare paralleli, raffronti con i maestri del passato, i maestri che noi presentiamo la domenica, li vediamo riproposti
rielaborati, rivisitati nelle opere del Novecento. E sono tra l'altro riferimenti pertinenti, riferimenti, rielaborazioni e rivisitazioni non sono interessanti dal punto di vista culturale, ma anche che sono poi una rilettura del nostro presente. Allora, iniziamo dalla prima opera, che è un Aldo Mondino, anni 60, sull'autentica è appunto riportato anno in corso di studio, comunque Aldo Mondino sono indicati gli anni 60, bilance, tecnica mista su tela, 50x70, 6.800 euro. Vi ricordo che poi l'anno scorso è stata in tutte le fiere dal MIART, Artissima, Arte Fiera Bologna, che tra l'altro apre adesso, le pareti degli stand erano tappezzati di opere di Aldo Mondino, che era proprio da poco scomparso. Opera interessante, lettura interessante che farò alla fine della carrellata. Ripeto, il prezzo 6.800 euro. Al numero 2, Cesare Berlingeri, Orizzonte giallo, opera del 2004, olio e pigmento su tela piegata, 77x34,5, 5.800 euro. E alzo la voce nel presentare questo prezzo. Al numero 3 e al numero 5, due opere di Bruno Bani. Eclissi parziale 2 del 2019, quindi proprio recente, 80x80, 2.500 euro. Spegneremo poi le luci per farvi rivedere nuovamente le opere a luci soffuse, in grado di cambiare totalmente l'ambiente in cui sono poste. Tra il Bruno Bani e il nostro Salvatore Fiume, Fausto Melotti, piccolo vaso degli anni 60, pubblicata in Fausto Melotti, l'opera in ceramica, edita da Schirà, 18x20x20 la misura, firmato con i 7 punti bianchi alla base, a 8.600 euro. Dario, scusi, la signora Rita di Fossano prenota il Bani numero 3. È un piacere mandare poi a nelle terre di origine questa opera di Bruno Bani, il campanello per confermare l'opera. Va bene, adesso ci siamo. Bene, ringraziamo per l'opera confermata di Bruno Bani. Continuiamo allora la nostra carrellata. Allora, al numero 4, Salvatore Fiume, L'arrivo degli Argonauti, opera del 95, olio su broccato, 100x140, a prezzo su richiesta telefonica. Tra il nostro Fiume e Bruno Bani, il numero 5 è rimasto, Fernandez Armand, Danse du Feu del 97, violino in plexiglass, 4.500 euro. Poi l'ultimo però di Bani è rimasta a 2.500 euro, dal titolo Asteroide del 2019, acrilico LED RGB e filo di rame, 80 cm di diametro, a 2.500 euro. Arriviamo ora al nostro Gianni Dova, ringraziando ancora per le conferme di questa sera che hanno lasciato le nostre pareti vuote. Gianni Dova, cespugli in fiore dell'81, olio su tela, a 4.800 euro. Ci spostiamo ora su due sculture di un grande maestro, Carmelo Cappello, ragusano di origine, vi ripeto, poi le 8 biennali di Venezia, Documenta Kassel e le quadriennali di Roma. La prima, un'opera del 73, la prima opera, primo volo verticale del 75, acciaio e plexiglass, esemplare 1 di 6, a 7.800 euro. La numero 8, vediamo l'altra opera, di Cappello, 18.000 euro, la scultura in bronzo lucidato, diametro 70 centimetri.
Al numero 8, Ardengo Soffici, veduta della spiaggia di Forte dei Marmi del 47 a 4.800 euro. Al numero 9, Bernard Aubertin, 1968, 90 per 50 la misura, insolito questo formato per le opere di Aubertin, a 14.500 euro. Al numero, poi abbiamo il nostro vaso di Scanavino, di Emilio Scanavino, 1.500 euro, 48 centimetri di altezza, esemplare 2 di 100, a 1.500 euro. Abbiamo poi al numero 10 Sara Campesan, immagine circolare, acrilico e olio su tela, tela e perspex, 62 per 62 a 4.200 euro. I due Crippa, due capolavori di Crippa, delle spirali del 51 e un sughero del 70. La prima, le spirali 50x70, le dimensioni a 13.000 euro. Ovviamente tutte e due le opere sono autenticate. La numero 12, collage su tavola, 81x65, a 11.600 euro. Devo dire che è raro vedere dei sugheri di questa, dei collage di questa forza e di questa potenza, sia nel colore, nel rosso così vivo da queste sfumature, sia nella sovrapposizione dei sugheri. Particolarmente riuscita. Ricordo sempre che le opere degli artisti non sempre sono tutte riuscite. Un artista elabora, rielabora, crea, vi è la volta in cui è più ispirato, la volta in cui è meno ispirato, la volta in cui un'opera riesce meglio, l'opera a volte è conservata anche, giunge a noi, in uno stato di conservazione che è differente. Quindi questa è un'opera veramente forte, particolare, conservata perfettamente di Roberto Crippa. Ovviamente tutta autenticate. Al numero 13 e 14, i telefoni si sono infiammati per queste opere di Antonio Nunziante. Abbiamo La notte magica del 2014, olio su tavola di Mogano, olio e temperluovo su tavola di Mogano, 18x24, 3.400 euro. Al numero 14, Farmacia Italia, le classiche tipiche nature morte che hanno reso famoso Nunziante in tutto il mondo, non solo in Italia, perché Nunziante è stato conosciuto da prima a New York, con le prime mostre che ha fatto a New York, e poi è diventato famoso e ha confermato il suo mercato anche in Italia e in Europa. Ripeto, poi che fa mostre ovunque, con i più grandi artisti del Novecento, da De Chirico, Miró, Picasso, ai maestri del passato, Leonardo da Vinci, Caravaggio. Questi sono alcuni, solo alcuni dei nomi che io vi cito e di cui abbiamo anche i cataloghi al di sotto delle due opere. Ripeto i prezzi, 3.400 euro per l'opera che state vedendo in questo momento, Notte Magica, e 8.000 euro per la Farmacia Italia, opera del 2018, che è anche pubblicata nel catalogo della mostra di Istanbul, insieme a Miró e a Picasso. Quindi l'opera è rientrata da poco in Italia. Al numero 15, Riccardo Tommasi Ferroni, studio d'interno del 71, a 6.000 euro. Poi ne parleremo più tardi o ne parleremo addirittura la prossima puntata di questo quadro. Noi presentiamo sempre dei quadri, poi non c'è mai tutto il tempo per approfondire queste opere. Al numero 16, Emilio Scanavino, La Punta, opera del 75, 80x80 su tela, 26.000 euro. Ecco, volevo dire, prezzo richiesta sul telefono, questa è un'opera che raggiunge di listino in galleria i 35.000 euro. Ed è un'opera particolare di Scanavino per vari motivi. È un autore che amo particolarmente. Adesso lasciamo perdere quello che è il mercato dell'artista, del suo recordasta, avuto pochi mesi fa proprio in un'asta italiana, ma è un artista valido per molte ragioni, indipendentemente da quello di vendita del mercato e che è ricercato ampiamente dai collezionisti.
Quest'opera in particolare racchiude quella che è l'essenza di Scannavino, quindi il suo tormento interiore che viene espletato poi... Dario, scusi, la interrompo. Certo. Abbiamo la signora Marina da Venezia che si complimenta con lei per la preparazione, per la passione che ci trasmette. Vorrebbe rivedere Bruno Bani, certo. Allora, quell'altro rimasto. Vania, per favore, ti chiedo di tornare... Tra l'altro ci dice come queste lune le ricordino... le notti che dal Lido di Venezia, dove risiede, ha trascorso osservando le stelle e il cielo, e Bani con la sua poesia lunare le ricorda questo, per cui le vorrebbe rivedere un attimo. È un'opera che sarebbe destinata a un regalo, se possiamo dare anche le misure, grazie. Certo, allora, molto poetica la nostra collezionista, e ben ha ragione, perché Bani ispira sentimenti poetici con le sue opere. Raccoglimento, poesia, introspezione. Questo è Bruno Bani. Allora, per venire poi invece a dati prettamente tecnici, abbiamo una misura di 80 cm di diametro, LED RGB e ultravioletto su tele sovrapposte. Dario, scusi, la signora Marina mi chiede anche come si illumini l'opera, cosa bisogna fare per illuminarla. Allora, l'opera innanzitutto va bene, va collegata ad una presa elettrica che è presente poi sul retro dell'opera viene fornita di un telecomando che permette di cambiare i colori. Siamo di fronte allo spettro di 16 colori che possono essere tenuti selezionati fissi oppure in degradazione l'uno sull'altro, come in questo momento, e si possono poi anche selezionare i tempi di cambiamento del colore. Grazie, ha detto che ci penserà e ci farà sapere. Bene, è un'opera questa che a questi prezzi, insomma, è un acquisto che è molto facile da sostenere, specialmente poi considerando che fino a 5.000 euro vi è un tasso zero, un finanziamento a tasso zero. Quindi con meno di 200 euro al mese voi vi prendete un'opera di un artista che sta facendo mostre in tutta Italia, in Europa, esposizione fissa all'Hotel Baglioni a Londra, e che sta crescendo. Abbiamo iniziato a presentare Bani un anno fa con dei totalmente altri prezzi, vendevamo le opere a 1.200-1.500 euro l'una, altre tipologie di opere, perché poi queste sono state appena create nel 2019 e quindi siamo arrivati già ad avere opere da 2.500, 3.000 e 4.000 euro. Quindi un maestro che si sta aggiornando in continuazione, sta avendo successo nelle numerose mostre che in ogni mese gallerie italiane, non solo Ars Antiqua, dedica al maestro. Una parola solamente per inquadrarlo in un genere, poi è sempre difficile inquadrare un artista in un movimento piuttosto che un altro. Qual è la potenzialità, qual è la forza di Bruno Bani? Se Bruno Bani si rifà all'arte analitica che dagli anni 60-70 si sviluppa in Italia, primo fra tutti col maestro Pino Pinelli, con uno scopo, ovvero quello di rendere l'opera proprio un'estroflessione dal muro, quindi è l'opera che comunica con l'ambiente circostante, Bruno Bani, che si rifà al filone dell'arte analitica, entra in questo movimento, attua una ulteriore evoluzione, ovvero l'opera, grazie alla luce che è in grado di avvolgere l'ambiente, non solo comunica ma cambia l'ambiente circostante. Chiedo dalla regia di mandare in onda un paio di foto, di immagini, proprio di un'opera di Bruno Bani installata all'interno di un'abitazione. Giusto per farvi vedere, questa è un'opera di alto formato quadrato, una delle eclissi, rappresentata appunto fotografata nel momento di cambio del colore. Ecco, un arredamento che comunque è antico. Ecco, grazie, possiamo passare alla prossima. Ecco qua sui toni del verde, poi del bordeaux, e poi l'ultima, se non sbaglio, nei toni del blu. Ecco, questo è... Grazie dalla regia. Questo è quello che la
un'opera al buio di Bruno Bani riesce a creare nell'ambiente in cui è inserita. Quindi tutto questo per dar ragione anche alla signora Marina per la poeticità di queste opere. Allora, abbiamo una richiesta anche per l'altra opera di Scanavino, Il vaso. E poi ritornerei, so che mi hanno anche richiesto il Cesare Berlingeri. È giusto pensare all'acquisto di un'opera d'arte, sebbene appunto a questi prezzi veramente uno dovrebbe volare direttamente sopra e non proprio non pensarci nemmeno. Allora, Emilio Scanavino, 2 di 100, ceramica degli anni 70, siamo all'inizio degli anni 70, quando Scanavino poi inizia queste collaborazioni con i ceramisti liguri. Quindi troviamo il classico segno di Scanavino, il nodo, quindi l'irrequietezza presentata da questi nodi. E parlavo prima, mentre parlavo della punta del 75, dell'irrequietezza di Scanavino, da cosa deriva? È proprio un conflitto interiore che già si sviluppa precocemente da questo rapporto genitoriale con due persone, che il padre teosofo, la madre fervente cattolica. Questo conflitto si dipana sulle sue tele, proprio anche nella creazione di questi famosi nodi che sembrano quasi corde rigide che creano delle forme tridimensionali. E si può quasi leggere una storia. Abbiamo i due classici colori, il nero, il bianco, il grigio e il rosso, quasi a rappresentare l'esterno, il corpo e l'interno, la vita, la forza. Una forza generatrice da cui poi hanno origine tutte queste forme che si sviluppano, crescono, aggrediscono la superficie della tela o della ceramica. Ricordo poi che non sono queste le edizioni create poi negli anni 80 a 5.000 esemplari, 100 esemplari d'autore firmati. Dario, scusi, la interrompo. Certo. Nuovamente per Bani, il signor Paolo da Ragusa chiede di confermare l'opera numero 5. Bene, ringraziamo allora da Ragusa, ecco, Bani piace poi in tutta Italia e non solo, quindi Vania, ti chiedo, mentre così, se torni indietro andiamo a parlare un secondo ancora di Cesare Berlingeri, le telelinee sono occupate, le richieste sono molte. Ringraziamo per la conferma delle opere di Bruno Bani, opere nuove. Grazie ancora e per favore, Vania, ti chiedo di venire di nuovo sul numero 2, sul nostro Cesare Berlingeri, opera del 2004, dal prezzo non interessante, nemmeno vantaggioso, quasi un regalo, 5.800 euro per un'opera ovviamente autenticata, inserita dall'archivio nella sua pubblicazione. Ricordo che il giallo è uno dei tipici colori di Cesare Berlingeri, che riprende poi, ricorda e riafferma la sua mediterraneità, il giallo, il colore del sole, il colore della Calabria in questo senso, essendo poi l'artista nativo di Civitanova del 48. Tra l'altro la città ha preso quest'anno, ha fatto due acquisizioni, un'opera di Cesare Berlingeri e una di Alì Cavaliere, il cui padre era originario della città di Civitanova, proprio presentate anche, acquisizione presentata dal famoso critico Tommaso Trini. Federico. Allora, manca pochissimo Dario, grazie delle conferme. Prima del saluto finale che farà, visto manca poco, voglio ripresentare per un attimo, visto che mi hanno chiesto al telefono, questo Melotti da collezione favoloso, dove l'idea della corolla di un fiore si contrappone alla visione invece più movimentata
del fusto di questo vaso, un grande del Novecento, uno dei grandi scultori appartenenti naturalmente alla corrente dell'astrazione, e lavorò con Gio Ponti, un gioiellino che presentiamo questa sera, una novità, per cui qualora non ha pubblicato sul libro di Melotti, qualora non lo aveste in collezione, non mancate di farlo. Manca poco, io vi do gli ultimi miei spunti. Un altro grande che lavorò con Gio Ponti è Fiume, addirittura nel 51 realizzò quella bellissima città rinascimentale sull'Andrea Doria, su quel transatlantico che tutti conosciamo, al Museo Galata di Genova potete trovare tutte le indicazioni rispetto a quel transatlantico. Fiume aveva realizzato una grande opera. Poi la serata si è caratterizzata, oltre che per le conferme dei bani del Germanà, anche per l'interesse sul Soffici e il Dova, a 4008, Dova dell'81, pubblicato sul volume della mostra di Seravezza dell'82, bellissima la prefazione di Grada, ci parla di Van Gogh, di Henri Redon, di Monet, delle suggestioni che questo maestro seppe trarre dalla corrente surrealista, rimanendo legato comunque a una dimensione sempre gioiosa, luminosa, carica di luce nei suoi paesaggi. Poi un percorso che, se negli anni 50 lo aveva visto, e alla fine del 48 avvicinarsi al neocubismo, all'informale, lo porterà poi ad una rivoluzione pittorica, soprattutto nell'indicazione della pittura di paesaggio. Volatili, mostri marini, presenze antropomorfe su sfondi dei colori intensi saranno la sua caratteristica, come lo è questo bellissimo dipinto su tela dell'81. Poi la sezione delle sculture di Capello si è arricchita di questa novità, questa forma a spirale, ricorda tante architetture modernissime anche qui nel centro di Milano e in molte città del mondo. Capello, d'altro canto, abbiamo visto, dialoga con Moore, dialoga con Brancusi, con il costruttivismo russo, va a destrutturare l'immagine e la forma, ma ugualmente in questa circolarità, in questa figura che in entrambe le opere, ma in questa soprattutto, cerca di lasciare la propria traccia nello spazio, troviamo anche i riferimenti al grandissimo Boccioni con le sue forme nello spazio. Per cui a Dario 7008, giusto la scultura alla mia destra, a 18.000 invece è quella che richiama l'elmo antico a sinistra. Due gioielli di un maestro internazionale che ha avuto numerosissimi riconoscimenti a livello non solo italiano appunto, ma anche internazionale. Altro maestro che ha dialogato con la Francia di Cézanne, con la Francia degli impressionisti, ha dialogato con i futuristi, ha scritto sulla Cerba, ha scritto sulle grandi riviste letterarie, e Ardengo Soffici, questa è una Versilia, una Forte dei Marmi del 47, presentata a 4.800 euro. E poi abbiamo parlato di Hubertin fuori dal comune in questo Total Rouge, pensate, 90 cm la base. Abbiamo parlato di Scanavino, Crippa, con le spirali e il polimaterico, pubblicate le spirali sul catalogo che vediamo qua, il numero 1, sono due Crippa, anche questi da non perdere, per le dimensioni, per il significato artistico del maestro nel corso del Novecento. E poi interesse sempre sul maestro Nuziante, vi dicevo, un maestro che ha esposto a New York, a Parigi, a Londra, a Miami, Tokyo, Istanbul, Lione, Bruxelles, naturalmente oltre che alle tappe museali italiane, è riconosciuto in tutto il mondo, è il continuatore nel Novecento di questa straordinaria tradizione pittorica legata al mestiere rinascimentale, che qui vediamo al numero 13, 3004, con questa natura morta dinanzi a un paesaggio. Entriamo. E a 8.000 invece con il trattato di pittura di Leonardo, questa farmacia nella quale viene ripresa quella che era tra l'altro una farmacia antica, probabilmente proprio dell'epoca di Leonardo, con differenti strumenti. Sì, Federico, perché poi il maestro ricrea nel suo studio proprio queste nature morte che poi riprende
e dipinge dal vivo, quindi cioè, lui proprio nello studio ha questi oggetti, esatto, dei quali trae ispirazione, ispirazione venata sempre da una sottile richiamo surrealista, De Chirico, la metafisica, surrealismo di Magritte e tanti altri riferimenti compaiono nel maestro Nuziante. Io ora mi sposto, naturalmente anche la tecnica tempera dell'uovo è una tecnica tutta rinascimentale. Vi ricordo la trasmissione di domenica pomeriggio dalle 17 alle 21 dedicata all'arte antica. Per noi l'arte è un continuum che va dall'Egitto ai giorni nostri senza nessuna rottura. Tutti i grandi maestri si sono rifatti alle esperienze precedenti e hanno aggiunto la loro personalità, il loro linguaggio, la loro ispirazione. E questa sera sono tutti maestri estremamente significativi nel loro percorso artistico ed espressivo. E allora andiamo davanti a Fiume, che non a caso è un pittore che celebra il Rinascimento, Paolo Uccello e Pio della Francesca in particolare, per salutarvi, per ringraziarvi, per dare a Dario la chiusura della trasmissione. Grazie a chi ho conosciuto ieri a Pisa, con un bellissimo Antonio Bueno, chi questa sera avrà riservato le opere per una loro visione diretta. Avete ancora pochissimi minuti, non perdeteli, e poi da domattina vi aspetteremo tutti i giorni, siamo aperti per viaggiare nel magnifico mondo dell'arte, per emozionarvi, per emozionarci, per darvi il meglio delle nostre ricerche. Esatto, grazie Federico, e concludiamo con un'ultima panoramica e sulle ultime richieste pervenute al telefono. Quindi iniziamo dalla nostra prima opera, che è questo Aldo Mondino degli anni 60, 50 per 70, dal titolo Le Bilance, ovviamente opera autenticata. Qual è la novità di Mondino in questo periodo? Rappresenta queste bilance, tra l'altro la parte inferiore è una sorta di, è un collage, quindi un'asta di legno in bilico su questo cuneo, a rilievo sempre di legno, su cui sui due estremi sono presenti dei fasci di colore che rappresentano in una maniera metaforica quelli che sono i pesi. E allora, quale dei colori pesa di più? Qual è la forza? Poi voi sapete che ogni colore ha un suo significato, un suo peso nella mente dell'uomo, e questo peso è metaforicamente rappresentato nel quadro, nell'arte, nelle bilance di Aldo Mondino. In questi anni lui sperimenta varie tipologie di opere, dalle carte di cioccolatino su tela alle bilance, precedentemente anche la fase dei derviscia, di queste danze, di questi danzatori, e poi anche con i tappeti, opere tra le più ricercate sul mercato. Ecco, un'opera particolarmente elegante e delicata. Allora, a 6.800 euro, incluso diritto di seguito e... la data precisa? Allora, sono gli anni 60. Gli anni 60, è una tecnica mista, 50... Esatto, 50. Ovviamente autenticata, opera particolare, elegantissima, difficile da trovare sul mercato. Ecco, io allora adesso voglio girarvi anche la tela. Ecco, con tutte le sue targhe. Opera, ripeto, autenticata e con tutta la cifra stilistica di Aldo Mondino. Vi ripeto, poi fino a negli ultimi due anni, l'anno scorso e l'anno precedente, l'anno della morte di Mondino, se non sbaglio, le pareti degli stand nelle fiere, Arte Fiera, Miart, Artissima, erano tappezzate con i disegni, con le opere di Aldo Mondino. Ecco, giusto questo per dirvi, per rammentarvi quella che è stata l'importanza, il peso in Italia di un autore che ancora comunque si può comprare a prezzi ragionevoli.
Ecco, ma poi non solo vi è l'eleganza di Mondino in questa rappresentazione in cui al colore, all'olio è permesso la tecnica del collage, questa macchia sui toni del verde, ma è proprio poi la concezione metaforica del peso, del colore tramutato nel peso della vita, dei significati che hanno queste opere. Ricordo ad esempio anche ci sono i righelli di Aldo Mondino. Quindi non è facile trovare sul mercato opere di Aldo Mondino con il suo peso, con il suo valore, con gli anni giusti e con l'autentica. Quindi un maestro questo che in parte ancora è sottovalutato nella sua è sottovalutata la sua importanza, il suo peso, il suo lavoro, ma si sa, in Italia spesso l'arte contemporanea deve raffrontarsi ancora con quello che è il peso così importante dell'arte antica. E se negli altri paesi, vediamo l'America, vediamo prima fra tutte, crea nel Novecento artisti che sono il passato di una nazione, che valgono milioni di euro perché quello è il loro mercato, quella è la loro storia, in Italia questo fa ancora fatica, perché in Italia abbiamo una storia impressionante, abbiamo un Rinascimento, abbiamo il 200, abbiamo il 300, abbiamo delle opere, dei lavori con un peso a livello mondiale che con cui l'arte moderna, l'arte contemporanea si deve raffrontare. Ecco, forse proprio talvolta il peso culturale che l'Italia porta, reca con sé, a determinare dei valori che sono incongruenti con quello che è il resto del mercato. E allora noi abbiamo degli autori importantissimi, autori con un peso incredibile, i cui risultati, le cui valutazioni fanno impallidire presentate accanto ai maestri americani o di altre nazioni. Ecco, questo è un discorso sempre particolare che per il quale l'arte italiana a volte soffre soffre questo peso, soffre la sua condizione, che viene talvolta ristabilita poi alle evening sales delle varie Christie's, Sotheby's a Londra piuttosto che a New York o nelle altre nazioni. Ecco, Aldo Mondino è un autore che merita tutto il suo peso e merita ancora di più, e sicuramente riceverà maggiore importanza negli anni a venire e raggiungerà le quotazioni che si merita. Per ora un'opera del genere a questo prezzo è assolutamente da prendere, se paragoniamo poi anche le valutazioni che in questi anni ha ottenuto sul mercato. Vi ripeto, 6.800 euro per quest'opera di Aldo Mondino. Bilance. Al numero 2, Cesare Berlingeri, Orizzonte Giallo del 2004. Mi stupisco che quest'opera, al prezzo a cui ve la stiamo proponendo di 5.800 euro, sia ancora attaccata alla parete quando dovrebbe già stare in una casa di uno di voi, a 5.800 euro, vi ripeto, 77x34,5. Melotti, opera pubblicata in volume di Schirà, piccolo vaso degli anni 60, a 8.600 euro. Nostro Salvatore Fiume, L'arrivo degli Argonauti, opera del 95, olio su broccato, 100x140, prezzo a richiesta sul telefono. Abbiamo poi il nostro Armand, Danse du Feu del 97, archiviato, autenticato, 100 esemplari in tutto, 4.500 euro. Arriviamo al numero 7, Gianni Dova, opera del 1981, olio su tela, 56x46, a 4.800 euro, un vero affare questa sera. Come anche le due opere che vi presento ora di Carmelo Cappello. Abbiamo il primo volo verticale del 75, acciaio e plexiglass, 65 centimetri,
firmata e datata 1 di 6, datata 75, a 7.800 euro, mentre il bronzo lucidato del 73 a 18.000 euro. Opere museali di un artista che sta riscuotendo grande successo in tutte le aste, in tutti i musei. Al numero 8, Ardengo Soffici, opera del 47 a 4.800 euro. Al numero 9, Bernard Obertin del 68, 90x50, a 14.500 euro. Scannavino, vaso 100 esemplari degli anni 70, 1.500 euro. Al numero 10, Sara Campesani, immagine circolare, 62x62, del 69 a 4.200 euro. Terminiamo poi con i nostri due crippa, le nostre spirali del 51 a 13.000 euro e il senza titolo del 70 con la su tavola a 11.600 euro. I due nunziante, 13 e 14, notte magica a 3.400 euro, farmacia Italia 4 a 8.000 euro. Tommaso Ferroni al numero 15, olio su tela del 71, studio d'interno 6.000 euro e Scanavino, la punta del 75 a 26.000 euro, ovviamente pubblicata e autenticata. Bene, abbiamo fatto una carrellata un po' veloce, ma giusto per terminare, permettere a chi si è connesso in questo momento, a fine puntata, i telefoni continuano ancora a suonare. Io voglio concludere la puntata con le opere di Dinunziante in sottofondo, con la loro poesia, la loro forza e tutta la loro cultura, la loro comunicazione, perché l'arte deve sempre saper comunicare, sia essa astratta, sia essa informale, sia essa più figurativa. Quindi Ars Antiqua vi dà la buonanotte e rimaniamo sempre disponibili. Ringraziamo ancora poi per la conferma del nostro Antonio Bueno la scorsa puntata. Spesso le conferme arrivano poi al mattino seguente, per cui Ars Antiqua è sempre disponibile per voi. Vi ringraziamo ancora per averci seguito questa sera, aver telefonato, aver fatto domande, aver chiesto, semplicemente aver voluto parlare o chiedere delle curiosità. I telefoni continuano ancora a squillare. Per cui vi ringrazio, ci vediamo poi martedì prossimo con una nuova serie di opere, nuove proposte, nuovi autori. Intanto vi ringrazio, alla prossima settimana e vi auguro la buonanotte. A presto.